Buonasera amici del basket di Milanau, da parte di Sandro Pugliese è tutto pronto per gara 7 Olimpia Milano Dinamo Sassari. Chi vince va in finale, chi perde rimane a casa. Dall'1-3 al 3-3 l'Emporio Armani con due vittorie consecutive ha rimesso in piedi la serie di semifinale. Ora ha l'occasione di completare l'impresa. Dall'altra parte la Dinamo Sassari ha l'occasione di provare a eliminare la squadra campione d'Italia in carica. Ripresenta sul parquet Kenneth Kagi, subito lanciato in quintetto. Milano, rispetto all'ultima partita, riporta sul parquet Daniel Hackett e Frankie Elegar. Milano con il primo possesso del pallone con Samuels che subito va a firmare 1-0, esplode il forum 2-0 e una buona serata al mio fianco, come di consueto, a Roberto Nardella. Buonasera Sandro, buonasera a tutti gli amici di Milanau anche da parte mia. Dunque partita da dentro fuori, gara 7, da qui non si torna indietro, si può andare in vacanza o in finale. Scudetto, le due squadre ci arrivano in momenti diversi. Sassari sembrava essere pronta a chiudere la serie dopo il 3-1 conquistato in terra sarda. Milano aveva accorciato con il 3-2, poi il pareggio grazie a due vittorie consecutive, diciamo con grande merito di Alessandro Gentile, che sta viaggiando a una media irreale di più di 20 punti a partita. Diciamo così, l'espulsione di gara 1 è assolutamente dimenticata. Alessandro Gentile si è messo a capo di una squadra che vuole provare a tornare in finale e magari anche a vincere lo scudetto vinto nello scorso mese di giugno. Qui invece andiamo a rivedere dal replay che l'ultimo tocco era Sarve. Un po' di novità sulle parchie, l'abbiamo già detto di Calvi, Sacchetti poi presenta De Vecchi in quintetto al posto di Sanders per provare a limitare fin da subito Alessandro Gentile, provando magari anche a sprecare qualche fallo. Per Milano la conferma nello starting five di Joe Ragland, mentre Samuel Samuels di pura tecnica sull'atletico Shea Laval per il 4-2. Dicevo, Ragland confermato in quintetto ed è molto importante questo, da fiducia al giocatore del 1989, Dani Hackett, partirà dalla partita. Assolutamente, direi di essere assolutamente, dicevo, d'accordo con coach Luca Banchi per quello che possa poi valere, aveva senso, intanto arriva una persa per Sassari, diciamo, aveva senso mantenere lo stesso quintetto per i discorsi di fiducia di cui vi raccontava Sandro, e poi perché Ragland alla fine il quintetto se lo è anche meritato, al di là della squalifica o non squalifica di Daniel Hackett. Ha giocato bene Joe Ragland, meglio magari nel terzo e quarto periodo rispetto all'inizio di gara 6, però anche per dar modo ai due di giocare come in una staffetta, anche se poi qui per quello che riguarda i lunghi di Milano sbaglia Samardo Sandro. Mentre Dyson sbaglia anche lui, il problema è che quando vola la palla a fare tap-in è incontenibile. Già dall'altra parte Gentile, l'Olimpia non ha trovato il sesto punto consecutivo di Samuels, il capitano prova a entrare in partita, va a pescare Moss che sbaglia, prende il suo rimbalzo, bisogna uscire, c'è spazio per Niccolò Melli, si alza dall'arco, il tiro è corto, ancora Shane Laval a prendere il quarto rimbalzo della sua partita. Sassari già dall'altra parte, Logan arma la mano per il tiro da tre, ancora un errore ma ancora De Vecchi presentissimo a rimbalzo offensivo. 5 contro 4, Dyson anche lui prova ad alzarsi dai 6,75, fuori misura, la tocca per ultimo De Vecchi, la palla dell'Olimpia, ovviamente tanta tensione sul parquet. E De Vecchi però è su tutti i palloni in questo primo avvio, il problema per lui è che anche su quest'ultimo tocco che ridà la palla a Milano, mentre qui andiamo a rivedere l'entrata al ferro di Dyson, poi corretta nel super tapine di Shane Laval che ancora una volta vola al soffitto del foro. Alessandro Gentile contro De Vecchi, il pick and roll che lo manda a sinistra con Samuels, Laval che accetta il cambio, step back del capitano, da tre punti, la palla si impenna, David Moss a rimbalzo, Kagi lo sconsiglia per tirare, Milano riparte con una dozzina di secondi per l'attacco, Kagi sporca la palla a Samuels, ovviamente il giocatore che nei giorni passati è stato in Camerun per il funerale della compianta madre, da una dimensione diversa rispetto a Mbogi, può giocare anche in coppia con Laval, un giocatore molto importante per i sassaresi, mentre arriva il capitano. Però per quanto riguarda chi dei centimetri, questa volta davvero i lunghi di Sassari mettono sotto, almeno dal punto di vista numerico, quelli di Milano, perché Melli è oggettivamente più piccolo a livello di struttura fisica rispetto a Kenneth Kagi, però Milano continua comunque a mettere i piedi dentro l'area con i suoi attaccanti, qui invece mette un piede di troppo dopo la partenza in palleggio in fallo Sassari, in ciampa Dyson, la palla ritorna nelle mani di Milano. E si è proprio inciampato il giocatore con il numero 11
del banco di Sardegna e alla fine, poggiando la palla a terra, lì sono stati sanzionati i passi. 6-4, palle in mano per i biancorossi, manca tantissimo ovviamente. Gentile viene lasciato da solo, Mossa, Gentile vuole attaccare la palla, non vale neanche il tentativo di tiro, intanto però va a pescare il fallo capitan Gentile, è il primo fallo di Dyson. E non come dice la sovraimpressione la Val, è il primo fallo di Gerondale. E qui interessante l'indicazione di coach Sacchetti, che diceva alla Val di andare a fare l'aiuto come ha fatto proprio in questo momento con Alagna, ma poi di tornare indietro senza cercare di commettere fallo. Il raddoppio su Samuels che va a prendersi il rimbalzo, poi prova ad uscire, non vale il canestro di Samuels e infrazione di passi del giamaicano. L'arbitro Bartoli l'ha sanzionato, l'avete visto prima nell'inquadratura, adesso rivediamo il replay. Eh sì, francamente sembra che vada a staccare in maniera irregolare il piede perno Samardo Samuels, l'ha fatto a velocità supersonica, dunque poteva anche starci questa non chiamata, però oggettivamente era una chiamata di palla persa da Milano in tazione di passi per Samuels a tutti gli effetti. Poi il fallo su Ragland a fermare la transizione, Dyson aveva fatto un tiro volante, quindi non è andato a ordine, primo fallo per lui, secondo di squadra per Sassari, ancora 0 invece per l'Emporio Armani, punteggio che è basso per ora esattamente come in gara 6. In gara 6 era stato irreale il punteggio perché praticamente sbagliati i primi 13 tiri della partita accumulati nelle due squadre, poi Logan, se non ricordo male, aveva firmato il primo canestro di gara 6, da lì in poi le squadre si erano sbloccate, si è più sbloccata Milano in questo avvio di gara 7. La VAR contro Gentile va a schiacciare, si è lasciato un po' cadere in questo caso Alessandro Gentile, probabilmente anche coi piedi nel semicerchio antisfondamento, ma comunque il regolamento non presuppone in quel caso il mancato sfondamento, perché comunque aveva i piedi ben piantati a terra la Val. L'arbitro semplicemente ha giudicato che non c'era sfondamento. Il capitano per Sam, schiaccia anche lui, 11-6. Gentile e Samuels e Gentile sono loro due i protagonisti principali della rimonta da 3-1 di Milano, che hanno dato i primi due match point alla Dinamo e ora il match point stasera ce l'ha anche l'Empoli ormai. Ancora la palla, l'aiuto di Melli, la bascia libero De Vecchi che non prende il tiro, trova lo scarico per Dyson che attacca il cuore dell'area, ancora De Vecchi, Milano sceglie di battezzarlo, l'errore ma il rimbalzo di Jerome Dyson che alza la parabola, poggia il tabellone, bel canestro di Jerome Dyson. Ovviamente Milano deve fare delle scelte, ci sta quella di dare un po' più di spazio a Jerome Dyson e soprattutto di dare un po' di spazio anche a Dyson, per assurdo, perché sta giocando una serie decisamente sottotono, addirittura è stato beccato sulla stampa sarda proprio per il suo non essere incisivo. Coach Veo Sacchetti ha parlato di lui in conferenza stampa dicendo che è un giocatore monodimensionale, qui invece c'è un giocatore che monodimensionale non vuole essere, Joe Ragland, prima con i tiri da tre punti, ora quasi con il recupero. Joe Ragland, l'avevamo detto Roberto, quella famosa fiducia che fa rendere un giocatore a un certo livello, siamo ancora al sesto, è lunghissima, ma Joe Ragland è in fiducia. Due triple importanti per il più 6, arrivano i primi cambi di Sassari dentro Sanders proprio per Jack De Vecchi. Eh sì, decisamente, lo abbiamo fatto questo discorso a inizio telecronaca, Ragland ha bisogno anche di avere fiducia, non che sia un giocatore che abbia problemi magari anche a partire dalla panchina come ha fatto durante questa stagione, e per certi versi, al di là del canestro da tre di Kaji che va ad accorciare le distanze, succede in questo momento a Ragland quello che era successo allo stesso giocatore ex Cantù durante la fine della squalifica combinata ad Hackett per i discorsi della nazionale, con Hackett che aveva dovuto vedere le partite del campionato italiano dalla tribuna almeno nella prima metà nel girone di andata, nella prima metà del campionato. Milano quindi si è già trovata in questa situazione e Ragland ora ha risposto alla perfezione, infatti Milano è avanti anche grazie alle sue due triple. Rimessa dopo il fallo di Chiaggi sul palleggio di Melli, rompe il piccherò, Ragland trova lo scarico proprio per Melli che si alza dai 6-75 in e out del pallone, vola ancora a rimbalzo Kenneth Chiaggi, allora Milano deve rientrare con la transizione, Sanders marcato da Melli che lo aveva tenuto bene in gara 5, la Val molto lontano al canestro, un po' sfidato da Samuels, quel tiro ce l'ha, lo sbaglia, l'ultimo tocco a rimbalzo di Rakim Sanders, mentre poi c'è stato anche il cambio in precedenza con Sosa che è entrato
per Logan. Moss l'ha francobollato in modo spettacolare in gara 5 e gara 6, bene anche in questa gara 7 per ora, e infatti è entrato solo. Decisamente Moss è davvero agente speciale dal punto di vista difensivo, soprattutto su Logan, letteralmente messa alla museruola al bomber sardo in gara 5 e gara 6 da parte di David Moss. Si alza Ragland, 3 su 3 da 3 del numero 1 bianco-rosso. Bravo Samuels a leggere dove c'era lo spazio per il passaggio dopo il raddoppio, e qua un punticino davvero lo darei anche a Samuels, che poi difende bene anche su Sosa. La palla sotto le planche, sbaglia, vola, ribatto proprio il più piccolo di tutti, ossia Joe Ragland, che tiene alto il ritmo in transizione, prova a puntare Sosa, vediamo se lo attacca, c'è Moss nell'angolo, Melli attacca la palla, può andare forte contro Kaji che lo sporca il rimbalzo, poi prende il pallone, la transizione di Sassari, il fallo di Gentile, bravo capitano. Melli prova ad andare per la schiacciata, semplicemente Kaji è più atletico e lungo di lui, gli prende bene il tempo, bella stoppata, nulla da dire, intanto arriva il time out chiamato dal banco di Sardegna Sassari con coach Meo Sacchetti, vuole provare a riorganizzare le idee, chiaramente anche 6 punti di differenza in questa gara 7 di vitale importanza fanno, il gioco di parole, però la differenza, non ci si può permettere neanche un minimo passaggio a vuoto. Si accorge del fatto che Milano stia provando la prima mini fuga della partita il tecnico sardo e dunque decide di andare a parlare con i suoi giocatori, mentre qui andiamo a rivedere ancora una volta cambia la tipo di marcatura su Samardo Samuels, aveva molte volte provato anche con il raddoppio la Dinamo, ora però sta andando nel single coverage che tanto bene aveva fatto con Laval a contenere nel migliore dei modi Samuels, però il giamaicano semplicemente tra la metà di gara 5 e ora questo avvio di gara 6 sta per ora dominando quella sfida nella sfida estremamente importante e che per ora vede il piatto della bilancia pendere tutto dalla parte di Samardo Samuels e di Milano. Squadra Roberto che curiosamente dopo quasi 8 minuti in partita non sono ancora andate in lunetta, neanche troppi falli, 4 in totale, e c'è una partita che per ora non è spezzettata come invece sono state le ultime. Decisamente, soprattutto gara 6 in cui c'era stato un quantitativo industriale di falli fischiati soprattutto all'inizio, poi il metro arbitrale nel terzo e quarto periodo era cambiato, diventata più fisica, molto più fisica la partita in gara 6, mentre ora si è iniziato direttamente con il registro proprio di una partita di playoff. Sanders toglie la sedia Alessandro Gentile, bravo, visto che aveva già un fallo e non è il caso di spendere il secondo in questo primo periodo. Nuovo attacco per i biancorossi con Gentile che adesso vuole sfruttare il vantaggio fisico su Dyson, infrazione di passi fischiata all'arbitro Bartoli a livello regolamentare. Eh sì, perché fondamentalmente arriva il piede perno di sinistra, diciamo così, poi va sul poggio di gamba destra, però riparte con la sinistra, dunque aveva staccato quello che poteva essere il piede perno nella azione precedente, il qui inquadrato Alessandro Gentile che poi va ad accomodarsi in panchina, entra l'idolo del forum Bruno Cerella. Defensive unit per Milano con Moss e Cerella in campo insieme oltre a Niccolò Melli, Milano ruba la palla, Samuels in contropiede, può volare a schiacciare, rimane sul ferro, dà il segnale il giamaicano, 19-11. Mamma mia che schiacciata di Samardo Samuels, il povero Dyson voleva provare anche a fare fallo però semplicemente poi ha dovuto desistere perché come aveva preso la strada verso il canestro Samuels sarebbe semplicemente arrivato un fallo. Kaji attacca il ferro, poi lo scarico nell'angolo per Edgar Sosa, il tiro da 3 punti a segno, bello scarico da parte di Kenneth Kaji che in questo momento si sta rivelando l'uomo in più del banco di Sardegna che permette ai sardi di rimanere attaccati a questa partita. Decisamente, come dicevamo, aveva avuto problemi familiari che l'avevano costretto a saltare un paio di partite, qui però è costretto anche ad andare a commettere il fallo Kaji, una storia particolare la sua, arrivato direttamente dal campionato greco proprio nel periodo della Coppa Italia, addirittura aveva viaggiato per circa un migliaio di chilometri per andare ad Atene a recuperare il visto che gli ha poi permesso di aggiungersi alla Dinamo Sassari che non l'ha avuto, come dicevamo, nelle ultime partite, poi era proprio rientrato sul volo del metà pomeriggio che da Milano portava verso Sassari anche i tifosi dell'Olimpia, c'era proprio lo stesso Kenneth Kaji che però poi era stato preferito
da coach Meo Sacchetti, con l'ha lasciato in panchina, scusatemi, preferito a lui Bogi, ex giocatore di Cantù. Ora Kaji è ritornato al suo posto ed è sicuramente tra i più positivi nell'avvio della Dinamo. Doppia cifra già raggiunta per Joe Ragland, questa è una notizia importante per i biancorossi che non hanno neanche ripresentato Dani Hackett. 11 punti per Ragland con 3 su 4 da 3, 2 su 2 liberi, sbaglia Sosa, poi si lotta a rimbalzo, vola Samardo Samuels, letteralmente, dunque dovrebbe essere fallo di Sassari, il fallo è di schiaffo Kaji, lo vedete qui a cacciarci, vediamo adesso se il replay ci dà modo di vedere, proprio sotto il canestro, eh sì. Bel incontro di wrestling tra i due, anche ne hanno chili e centimetri per esserlo anche il lottatore di wrestling. Intanto entra un giocatore come Marshall Brooks, che più che di wrestling potrebbe far parte della nazionale di Fioretto, visto la sua classe e la sua grazia nei movimenti cestistici, mentre abbiamo rivisto ancora una volta il valzer ben poco amichevole sotto canestro tra i due lunghi di Milano e di Sassari. Mettili liberi per Samardo Summers, perché Sassari ha esaurito il bonus. Dopo il secondo fallo di Kaji ha ripresentato subito Shane Laval sul parquet, che pochi istanti prima aveva lasciato il terreno del forum di Assago per far esordire nel match Jeff Brooks, e questa è in teoria la rotazione a tre lunghi di Sassari, che poi utilizza per cambiare un pochettino le cose in campo anche Brian Sacchetti da numero 4 tattico. 2 su 2 di Sam e per lui ci sono 10 punti, 11 Ragland, 10 Samuels, 2 Gentile. Per ora l'Olimpia è qui, ma vuol dire più 9. Eh sì, la cosa migliore per Milano, se vogliamo, è quella di trovarsi a più 9 con un Gentile fin qui molto silente, mentre questa virata era un po' sospetta. Vola la palla a schiacciare, ma senza fortuna può attaccare Milano con il tapir di Marshall Brooks, 25-14. Si vola però già dall'altra parte, Milano non può permettersi di rallentare un secondo, arriva il fallo ancora una volta fischiato in una transizione difensiva all'Olimpia, mentre qui andiamo a rivedere l'alley-oop, qui andiamo a rivedere anche la verità, la schiacciatissima di Samuels con Dyson che prova fino all'ultimo a far fallo, poi desiste, mentre qui il volo al terra di Marshall Brooks, vero e proprio coprotagonista della vittoria in gara 6 insieme a Gentile Samuels. Rientra Moss per quest'ultima azione difensiva, Milano ha falli da spendere, giustamente Coach Panchi non vuole che sia Marshall Brooks a farli perché è un'arma importante, e come abbiamo detto purtroppo 11 punti di vantaggio con Sassari non sono praticamente niente. La zona pugno per Milano, bisogna stare anche attenti a Logan, bravo Moss, utilizza questo fallo, forse un pelo dopo, infatti adesso un fallo di Moss e esordisce Hackett nella partita al posto proprio di David Moss, perché giustamente bisogna evitare che faccia secondo fallo. Adesso in punta nella zona pugno ci sta Bruno Cerella, dovrebbe essere questa la chiamata. Melli deve stare attento nell'angolo alle uscite di Logan, che arriva in questo momento, quasi viene preso a uomo. Samuels contro Rakim Sanders, lo scarico per Laval, Sosa lo scadere, il tiro è corto, la palla esce. 25-14 a fine primo quarto, noi ci fermiamo per la prima pausa.
secondo periodo, 25 Emporio Armani Milano, 14 Sassari. Adesso è il momento di Daniel Hacke, due giornate di squalifica, purtroppo l'avevano tolto da gara 5 e gara 6 perché aveva perso la testa in gara 4, il momento maggiore di difficoltà dell'Olimpia. Adesso abbiamo bisogno anche del nostro numero 23. Decisamente, intanto qui una chiamata arbitrale che francamente mi lascia un po' basito. Il toccolo, andiamo a rivedere. Cerella passa il pallone a Samuels, la deviazione di Sanders, poi gli arbitri in tre non si accorgono di un tocco e di una palla che viene deviata rispetto alla traiettoria di quello che era il passaggio di Bruno Cerella. Dunque il pallone torna alla Dinamo, anche se qui francamente ci stava un bel errore arbitrale, anche abbastanza grosso. Eh sì, piuttosto palese, è stato bravo Sanders poi ad andare subito a direzionarsi nella metà campo offensiva, poi arriva il fallo di Bruno Cerella e probabilmente proprio l'atteggiamento di Rakim Sanders ha fatto in modo di ridare il pallone a Sassari. Ma adesso torniamo sulla basket giocato, che è meglio. L'Olimpia deve lavorare per evitare che questa virata di Sanders diventi un problema. Una virata che è diventata ormai legale praticamente in questi playoff, non quella di Sanders, è più un discorso in generale. Ovviamente il giocatore della Dinamo la usa a suo favore, chiaramente fa anche bene, oserei aggiungere, perché poi è un bel gesto di pallacanestro, non neanche così facile da padroneggiare come sta facendo bene Sanders. Marshall Brooks contro Logan, poi si torna da Hackett che vuole il pivot biancorosso, fronteggia Samuels, il tiro è corto, non è il migliore degli attacchi. Subito Brooks prova a correre, Logan con spazio, ma c'è Hackett su di lui, pick and roll con la ball, ma Logan vuole Brooks contro Melli, fronteggia anche Jeff Brooks, morbido nel cuore dell'area, torna il vantaggio di Milano in singola cifra, 25-16. Bel canestro di Jeff Brooks che arriva a portare Melli sotto alla 2-3 metri dal ferro e poi lo batte con il gancetto. Ancora Milano va da Samuel, Sosa forza molto il raddoppio, c'è spazio per Brooks dentro, Cerella trova il tiro dalla media, ancora il ferro dice di no, sale molto la valle in cielo, ma Brunito decide che il pallone ancora dell'Olimpia dai 3 metri. Brooks, tiro difficilissimo, ancora Marchon, tiro difficilissimo, ma con quei colpi astrelli, quei tira non li sbagli da là. Eh sì, infatti era assurdo che avesse sbagliato il primo, perché al di là del fatto che era un tiro abbastanza semplice, era poi un tiro preso da un giocatore che ha colpastrelli sensibili come Marchon Brooks. Sbaglia Sosa, ma la Val non è troppo d'accordo. Quando vola a fare tap-in ha una strapotere fisico allucinante Scella. Bisogna semplicemente fare una cosa non troppo facile però contro Scella Val, tagliarlo fuori. Sì, anche perché se poi Samuel si è impegnato negli aiuti difensivi diventa complessa anche la rotazione a tre che prevede un esterno, che un esterno scali a fare taglia fuori, perché poi dicevamo la Val ha uno strapotere fisico incredibile. Intanto primo fallo di Jeff Brooks sul raddoppio fatto come vedete nel replay su Marshall Brooks, prende il braccio e la palla di Milano. Cade la mannaia, qui arriva il fallo, rimessa dal lato per l'Olimpia che prova ora a giocare a difesa schierata. Hackett, lo scarico per Cerella, movimento Giorgevic per Daniel che attacca Sosa, il fallo di Edgar Sosa, il pallone rimane milanese in quella zona dove prima aveva trasformata la palla a Sassari, piccolo passo di compensazione. Qui vediamo però anche bravo Daniel Hackett a prendere la linea di fondo, forse con l'aiuto di cui vi raccontava Sandro, però l'arbitro Chiari era vicino all'azione, dunque ha scelto di non fischiare nulla. Nel frattempo Sosa torna in panchina, 3 punti per lui, 1 su 3 dall'arco, ma 1 su 5 complessivo dal campo. Il pallone è un po' in difficoltà in qualche modo, Melli lo recupera, azione difficile, Melli contro Brooks, vuole prendere la riga di fondo, trova lo scarico per Cerella, movimento Giorgevic per Melli, non visto, bisogna tirare, deve inventare Daniel Hackett, il ferro dice di no, la valsa è troppo in alto. Povero Melli, praticamente prova ad andare a rimbalzo, però semplicemente la valla ha delle perfisi al posto delle braccia. Vola ancora la valla, il pallone però non entra. E allora transizione di Milano, Cerella sbaglia, Brooks pure,
si lotta a rimbalzo in qualche modo ancora Rakim Sanders, un po' di sfortuna in questo caso per l'Olimpia, proprio Sanders con il finger roll, time out per Banchi perché Sassari è arrivata a meno 7. Eh sì, perché Sanders arriva fino al ferro anche con il passo in contropiede per cercare di mandare fuori tempo Daniel Hackett che era rimasto sotto canestro, intanto arriva il richiamo ufficiale contro la panchina di coach Neo Sacchetti che deve aver detto qualcosa agli arbitri. Qui andiamo a rivedere una delle ultime azioni di Milano quando con Cerella e Brooks arrivano due errori in due tiri, direi entrambi ad altissima percentuale, mentre poi rivediamo la conclusione con Sanders che finta col corpo di andare a passare il pallone, voleva anche il fallo, come vedete qui dalle immagini, coach Meo Sacchetti non dello stesso avviso gli arbitri dopo il minuto di sospensione che vediamo inquadrata la terra arbitrale questa sera composta da Gianluca Mattioli, Roberto Chiari e Mark Bartoli, quest'ultimo proprio sui vostri teleschermi in questo momento, che ha scelto invece di dare semplice canestro senza fallo e dunque Milano dopo il minuto di sospensione ripartirà dai 7 punti di vantaggio, erano stati anche 11 per l'Emporio Armani Milano qualche istante addietro. Ora ritorna sul parquet capitano Gentile, si rivede anche Elegar assente per problemi fisici, speriamo per lui risolti in gara 6. Banchi non ha voluto assolutamente rischiare ed è corretto chiamare un time out perché Sassari è una squadra capace di fare parziali di tanti punti in pochissimi istanti e volare sulle ali dell'entusiasmo, quindi bisogna rompere questo ritmo alla formazione sarda. Un time out a testa chiamato in questi 13 minuti che sono passati in gara 7 per Milano, è la prima gara 7 di semifinale da quando il formato è stato portato appunto alle 7 partite. L'Olimpia l'anno scorso ha vinto lo scudetto in gara 7, due anni fa invece era uscita in gara 7 nei quarti di finale, sempre qui al Forum, sempre contro Siena, adesso è un'altra gara 7 al Forum ma contro Sassari ed è questa la novità più interessante. Intanto Frankie Elegar per l'Olimpia, Milano lo coinvolge subito, chiude l'arcobaleno nel pieno del Forum, Frankie Elegar. E Milano continua a trovare questi alley-oop anche, diciamo così, difficili in una gara 7, mentre qui arriva il fallo di Daniel Hackett, difficili più che altro per la posta in palio perché poi non è un movimento dei più semplici come può essere un tiro da tre o un tiro libero, è anche una soluzione ad alto rischio, intercetto qui però, altro che intercetto, Elegar vola dove solo Laval può arrivare. 29-20, 6-27 al termine del secondo quarto, Sanders contro Moss, li tira in fronte, va a segnare Rakim Sanders, la terza tripla della partita sassarese, la prima della sua serata, 5 punti per l'americano di coach Meo Sacchetti che adesso chiama suo figlio dalla panchina e va a sedersi sul cubo del cambio. Marshawn Brooks, lo scarico per Gentile, Sanders si lascia cadere, c'è spazio per il tiro del capitano da tre punti, risponde al fuoco Alessandro Gentile mentre Mattioli ammonisce per flopping Rakim Sanders che non gliele manda a cadere e qui tiene in bocca, tiene lontano dalla bocca il fischietto l'arbitro Mattioli, fa finta di nulla, non vuole condizionare la partita con un tecnico, poi Sanders si calma mentre non si calma la difesa di Milano che prova a recuperare il pallone, poi Logan sbaglia dall'arco e Laval riesce ancora a volare più in alto di tutti, ancora Dyson prende il tiro dai 6,75, lo va a realizzare Sassari, adesso è lì con le triple ma l'arbitro Mattioli va a vedere l'instant replay, penso a questo punto, visto che noi non possiamo disporre delle immagini per vedere se il tiro di Gentile è da due o da tre. Riusciamo qui però a vederlo e forse almeno da questa immagine sembrerebbe che Gentile avesse il piede destro sulla riga, tra qualche istante gli arbitri ci diranno qualcosa in più perché da quell'unico replay non era proprio facile andare ad interpretare correttamente l'ultima situazione, ne ha qualcuno in più e qualche telecamera in più la terna arbitrale per non lasciare nulla al caso e dare la più corretta valutazione su quel tiro di Alessandro Gentile preso comunque al di là, intanto arriva la correzione, il tiro era da due, dicevamo preso con una
tranquillità, ma è una fiducia molto anche superiore alla media, ma con Gentile che si era trovato spiazzato perché era caduto il suo diretto difensore, poi aveva raccolto il palleggio, mandato a bersaglio quello del canestro, del rubricato, ora a tiro da due punti. Più 5, 31-26, perché per Sassari lo abbiamo visto, basta fare un contropiede, un paio di triple e il vantaggio diminuisce sensibilmente. Hackett contro Logan, si gira, alza la parabola. Hackett chiede la parabola discendente, non è così secondo gli arbitri, 4 secondi per tirare per l'Olimpia, andiamo a vedere il movimento, comunque Jeff Brooks vola nel là in alto e anche da questa inquadratura c'è difficoltà, comunque Hackett per Brooks fa saltare Dyson, tira da 3 punti allo scadere, fuori misura, Sacchetti a rimbalzo, Gentile la sporca, non basta. Eh sì, però secondo me era un tiro da due, perché Brooks, così come Gentile prima, aveva il piede sulla linea dei 6-75, qui andiamo a rivedere, stoppata al limite, però stoppata secondo me ancora in parabola ascendente. L'inquadratura perfetta arriva dal replay per valutare che la parabola era ancora ascendente e quindi era legale la stoppata di Jeff Brooks. Adesso Sanders contro Moss, riapre la palla proprio per Brooks contro Elegar con il gancetto che riporta Sassari a un solo possesso di distanza. Ancora una volta Brooks ancora a far male con il gancio nel cuore della difesa milanese. Ovviamente sapevamo che la partita era lunga e che il più 11 era un buon vantaggio, ma non poteva essere quello decisivo. L'Olimpia deve tornare a segnare con David Moss, torna da Marshawn Brooks che attacca Logan, il jump, il tiro è corto e già dall'altra parte Logan, Milano può spendere falli ma non lo fa, Logan fino in fondo, il pallone fuori misura, bravo Brooks a prendere il rimbalzo, adesso è lui che lancia la transizione del capitano che riapre per Hackett. Palla sotto per Gentile contro Dyson, prova a tirarli sulla testa, ancora fuori misura Alessandro Gentile. Allora dall'altra parte Rakim Sanders che attacca Moss e va fino in fondo ad appoggiare, meno uno Sassari. Sassari è tornata lì, Milano è stata costretta a subire il ritorno della Dinamo, come diceva Sandro, da più 11, ora è solo più 1 il vantaggio dell'Emporio Armani. 16 a 6 di parziale in favore della Dinamo dopo che quella layup di Brooks aveva firmato il massimo vantaggio per l'Emporio Armani sulle 25-14. Di nuovo Gentile per attaccare Sanders a 4 secondi dal termine, si lancia Sanders, Bartoli lo premia e fallo in attacco del capitano e ora ha la possibilità Sassari di mettere la testa a mano. Gentile va a parlare con l'arbitro Chiari, andiamo a rivedere, scivola Sanders, forse Gentile abbassa un po' la spalla destra, arriva in contatto con, tra i due, con gli arbitri che ravvisano il fallo del capitano milanese. Manny per Elegar per marcare Jeff Brooks, abbassare il quintetto esattamente come sta facendo Sassari che ha già sdoganato i 4 esterni con Brooks addirittura da quinto esterno fondamentalmente, allora lo deve fare anche l'Olimpia. 31-30, il pallone è per Jerome Dyson, Sacchetti prende il tiro da 8 metri completamente fuori misura, ma questo purtroppo fa sì che l'ultimo tocco sia di Milano a rimbalzo. Tocco fortuito dell'Olimpia che però non riesce a controllare il rimbalzo difensivo, dunque ancora possesso di zona d'attacco per la Dinamo. Con la rimessa affidata nelle mani di Sanders, Moss deve lottare contro lui, ancora Sacchetti fa saltare Gentile, palleggia, resta il tiro del numero 14 che manda in vantaggio il Banco di Sardegna, lo supera dunque la formazione sarda 32-31 al 17esimo, rimonta completata. Eh sì, e soprattutto sorpasso della Dinamo, il primo della partita. Hackett prende il tiro, non va a segno, bravo Nicolò, rimbalzo offensivo ma non basta perché gli viene sporcato il pallone e già dall'altra parte Sanders contro Gentile, intanto Milano a doppio cambio, l'asse play pivot con Ragland e Samuels dentro, gioco fermato perché Dyson è rimasto sotto il canestro di Milano dopo aver subito un colpo. E coach Banchi vuole andare per la sua strada, non vuole stare a inseguire quelli che sono i quintetti uniformi proposti da Meo Sacchetti. Milano aveva fatto davvero bene nel primo quarto con Ragland e Samuels entrambi insieme in campo, che invece andiamo a vedere la botta subita al volto da Dyson, costretto ora ad uscire. Fuori Gentile, fuori Hackett. Dunque l'Olimpia con il 4 e il 5 regolare. Playmaker Ragland, Moss e Brooks da esterni. Tra l'altro Formenti per la Dinamo che adesso ha un punto di vantaggio.
allungato il parziale. 21-32 il punteggio sulle tavole del parquet del Forum. Logan deve accettare il cambio Melli, Logan lo vuole attaccare, lo porta dentro, lo step back, alza il tiro, l'errore, il rimbalzo di Sacchetti che arma la mano di Formenti, fuori misura, subito Samuels presente a rimbalzo, per lui è il quarto della partita. Chiama lo schema Ragland, è positivissimo il suo primo quarto con 11 punti. Adesso Milano deve tornare a segnare perché non lo fa da troppo tempo. Prova con Samuels contro Brooks, arriva pronto il raddoppio di Logan, l'Olimpia deve trovare l'uomo libero, è David Moss! E ancora una volta Samuels a servire Moss che taglia dietro, supera la difesa di Sassari e si fa trovare pronto all'appuntamento con Caleb. Era dal 14esimo che durava il digiuno offensivo dell'Emporio Armani. Adesso Sacchetti nel cuore dell'area, fade away per Sacchetti, il ferro dice no, Brooks a rimbalzo, Milano prova ad attaccare, e bene trovare subito fiducia offensiva, il fallo su Samardo Samuels, andrà in lunetta con due tre leveri. E qui si deve essere fatto anche un po' male Brooks, che va a sbattere contro il rotore pubblicitario, credo che non sia nulla di grave perché prima di sincerarsi della sua condizione fisica aveva chiesto il a lingua chiaramente il vuoto, il cosa fosse successo alla terra arbitrale, quello che è successo lo andiamo a vedere dal replay, il tocco su Samardo Samuels che provava ad andare a schiacciare, arriva però il giro in lunetta per il giamaicano proprio dopo il tocco di Jeff Brooks che se ne torna in panchina, rientra la valla e Milano rimette in campo i grossi calibri, è costretto a farlo anche Neo Sacchetti. Sbaglia però il primo tiro libero Samardo Samuels, primo errore della serata di Milano che finora era 4 su 4, fatti proprio da Samuels e da Ragland. Ancora 0 tiri liberi per Sassari che li aveva tirati addirittura 20 nel primo tempo di gara 6 al Palazzo Radimini, 0 su 2 purtroppo per Samuels, e alla fine il fallo di Brooks è stato quantomeno provvidenziale. Decisamente, perché sennò Samuels sarebbe andato per la stessa. Formenti che non ha giocato in gara 6 se non qualche istante, la doppia uscita per Logan con spazio, si gira da tre punti David Logan, perfetto Logan, e qui in ritardo Moss che rimane su un paio di blocchi disseminati sul campo dall'attacco della Dinamo per liberare Logan che si fa trovare pronto all'appuntamento con il tiro dall'alto. 5 su 16 da 3 per Sassari, per Milano invece 3 su 9 Ragland, tutte segnate peraltro da Ragland, le triple, c'è Melli che prova ad attaccare Sacchetti, ha vantaggio fisico Nicolò, prova a portarlo dentro, si gira con il fadeaway appoggiato alla tabella, morbidissimo, movimento elegante di Nick Melli per la parità, quota 35, tiro anche difficile con Nicolò Melli che batte con il fadeaway Sacchetti. Dyson vuole puntare Ragland col blocco di Laval, poi li tira col palleggio, adesso il tiro nuovo più due della formazione sarda che ha la testa avanti in questa gara 7 dopo aver toccato il meno 11, personalità per la squadra di Meo Sacchetti che è tornata in vantaggio da qualche minuto. Melli con spazio nell'angolo da due punti, il tiro completamente fuori misura, ma esattamente come prima questo crea problemi anche a Sassari a rimbalzo perché il pallone non se lo aspettava nessuno. 7 secondi per tiro di Milano, non c'era il timing per andare a prendere quel pallone. Andiamo qui a rivedere il post basso presente di Nicolò Melli che poi aveva trovato il canestro aiutandosi con il tabellone. Di nuovo Moss con spazio nell'angolo, perde la maniglia del pallone, prova a recuperarla, ancora Moss, la palla è di Sassari. Banchi chiede com'è possibile che non sia stato visto il tocco sulla faccia di Moss, poi vedremo se ci sarà un replay, però Chiari era lì. Si stanno lasciando correre tanto gli arbitri nel calcio, si direbbe arbitraggio all'inglese, diciamo così, da una parte e dall'altra, si perdona tantissimo, partita molto fisica. E infatti entrambe le squadre hanno ancora un fallo prima di accendere la lampadina del bonus, è per questo che Banchi ha rimesso il suo special team difensivo con Cerella in campo. Olimpia prova ad allungare la pressione a tutto campo, c'è Moss, Cerella, Bruzzac e Temelli. Dyson 10 secondi al termine contro Hackett, 5 secondi, lo punta, prova a lasciarlo lì, il sottomano, l'errore, mossa rimbalzo da 20 metri, David Moss a non scadere, tabella fermo, poi nulla, Sassari a più 2, finisce qui il primo tempo, 37-35 per il banco di Sardegna Sassari, noi ci fermiamo per la pausa lunga.
8.900 euro. Vieni a trovarla in tutte le concessionarie Mini. Prezzo di 1.500 porte One 75 kW. IVA emette strada incluse e PT esclusa. Offerta valida fino al 31 marzo 2015 presso le concessionarie Mini aderenti. Terzo periodo al Forum di Assago, 10 minuti nel terzo quarto, 10 minuti nel quarto quarto per riprendere i due punti di svantaggio dell'Olimpia e vincere gara 7, che vorrebbe dire finale scudetto. Siamo 3-3 nella serie di semifinale davvero bellissima tra Milano e Sassari. Palleggia, resta il tiro di Jaron Dyson, l'errore e il rimbalzo di John Langland, primo possesso della ripresa per Milano. Si chiude bene la difesa dell'Olimpia, poi tre uomini a rimbalzo, nessuna maglia blu, e Milano che può andare con il primo possesso d'attacco del terzo periodo. Intercettato però da Dyson, che si fa fare fallo da Joe Ragland, che arriva proprio davanti alla nostra postazione. Primo fallo per Ragland, non il migliore degli inizi offensivi per l'Olimpia, e Ragland ha evitato di rischiare qualcosa di questo. Capitano Gentile per ora fin troppo silente anche dal punto di vista offensivo, qui con la palla poi rubata lì da Logan, Ragland costretto a commettere il fallo. Solo 4 punti con 4 tuoi per il capitano, abbiamo bisogno anche di lui. Nel frattempo Sanders, la palla si appoggia al ferro senza però andare a depositarsi nella retina. Allora l'Olimpia prova ad attivare il capitano, che punta Sanders, va fino in fondo, va a prendersi il fallo, il primo fallo subito della sua partita. Arriva fino al centro dell'area Alessandro Gentile, qui andiamo proprio a rivedere la sua partenza in palleggio. Logan si stava chiudendo su di lui, però Sanders commette innanzitutto il fallo, sarà però semplice rimessa dal lato per Milano. Il capitano con il pallone per servire Melli, il consegnato per Moss, ma alla fine la palla torna a Gentile, accetta il cambio Kaji, vuole attaccare in uno contro uno, Gentile 5 secondi, prova ad attaccare, appoggia al tabellone senza però riuscire a realizzare, secondo errore di Gentile, una palla persa e questo tiro nella ripresa. Dyson tira da tre punti a segno per 5 Sassari. Ora il tiro da tre punti di Sassari funziona, soprattutto funziona il tiro da tre punti di Jerome Dyson, come avevamo detto 30% scarso nelle sei gare fin qui disputate, però si fa trovare pronto con l'appuntamento dall'arco in questo primo tiro del 65 del terzo periodo della Dino. Milano si affida a Samuels, gli ruba la palla però Sanders, che l'ha raddoppiato, prova a correre Rakim Sanders, il fallo di Moss per evitare la transizione, poi bisogna anche evitare di finire, esaurire il bonus troppo presto. Decisamente, perché poi sarebbe un problema non di secondo conto, lo era stato nei primi due quarti di gara 6 per Milano, che aveva esaurito il bonus praticamente dopo nemmeno tre minuti di primo e secondo quarto. Qui già due falli fischiati contro Milano dopo nemmeno due minuti di terzo periodo. Logan, su di lui c'è Moss, allora deve andare da Dyson ancora, che alza la parabola, arriva Laval che riapre per Rakim Sanders con tanto spazio da tre punti, ancora a segno. Banchi deve chiamare timeout perché Sassari ha più 8, 43 a 35. E qui una tripla che fa malissimo alla difesa dell'Olimpio, dell'Olimpia, precipita a Menotto, l'Emporio, Armani, partenza che migliore possibile non ci poteva essere per Sassari. 8 a 0 di parziale per aprire la terza frazione e primo importante vantaggio della Dinamo, che contrariamente a quanto fatto in gara 5 e in gara 6 ora ha iniziato in maniera egregia la terza frazione. 35-43, Dyson aveva chiuso il primo tempo con il jump del 35-37, ha riaperto il match con la tripla del 35-40, poi adesso Sanders ha colpito dall'arco dopo il rimbalzo offensivo di Laval, che era volato a prenderlo in altissimo, e adesso meno 8. L'Olimpia ha dimostrato di saper recuperare questi svantaggi, ma è la prima volta che l'inerzia si cambia a inizio secondo tempo. Decisamente, come dicevamo, in gara 5 e gara 6 Milano con due terzi quarti strepitosi che avevano girato entrambe le gare, ora a provare a girare la gara è la formazione del fin quadrato Meo Sacchetti e di Laval. Vedremo quale sarà la risposta dell'Olimpia.
Joe Ragland. Milano conferma il quintetto, ha bisogno di segnare perché da inizio secondo quarto in 12 minuti ha segnato solo 10 punti l'Emporio Armani, era 25-27 punti, 25 a fine primo quarto. Ragland ci prova dall'arco per sbloccare l'Olimpia. Importante tripla di Ragland che innanzitutto chiude il break della Dinamo. Ha segnato tutte le quattro triple della partita biancorossa Joe Ragland, quindi poi c'è bisogno anche del contributo a parte gli altri. Kaji prova a rispondere al fuoco, tabella niente. Allora il pallone di nuovo per Milano, che ha un possesso delicato con Gentile, che perde la maniglia del pallone. Ancora la palla, tutto campo, il fallo di Melli per evitare il tiro di Logan. Bisogna evitare di perdere questo pallone. Quarta palla persa nella partita di Alessandro Gentile, qui un mezzo pasticcio per lui, gli scappa praticamente il pallone come rivediamo dalle immagini. Sfortunato il capitano milanese, Sassari ne approfitta prontamente, poi ferma tutto Milano con il fallo di Nicolò Melli. Il pallone molto lontano al canestro preso da Shea Laval. Logan trova il pallone sotto con un bel movimento, area completamente libera. Sassari rimane a più 7, Milano ha guadagnato solo un punticino con quella tripla di Ragland alla fine dei conti. Gentile vuole subito attaccare, c'è lo scarico per Moss nell'angolo, David Moss, e Milano resta lì con le triple nel momento migliore della Dinamo. La posizione preferita di David Moss è quella dell'angolo, meno 4 per l'Olimpia, 45-41, peraltro stessa situazione anche di gara 6 che era arrivata con la tripla di Jack De Vecchi per la Dinamo. Ancora Dyson da 3 punti, in e out, vola Kaji, è più bravo di lui Moss, vediamo di chi è il possesso, è bianco-rosso perché l'ultimo tocco è di Kenneth Kaji, è già pronto a che. Gamba destra di Kenneth Kaji, come andremo a rivedere dal replay, che va a toccare per ultima il pallone. Qui vediamo David Moss, poi Kaji prova a sparare la palla verso David Moss, però proprio il tocco della gamba destra di Kaji ridà la palla a Milano. Rientra Hackett adesso per Milano, Moss, c'è spazio proprio per Daniel, il post di Samardo Samuels, arriva il raddoppio, Samuels prova a trovare il pertugio, lo trova, il pallone si arrampica sul ferro, siamo lì a meno 2. E Milano ha rimesso a posto le cose andando a fare il contro break che vediamo qui completato. Arriva intanto una brutta distorsione per Raheem Sanders, che vedremo se riuscirà a stringere i denti. Qui lo vedete inquadrato, la smorfia di dolore per lui. Dicevamo di Milano, dopo essere partita subendo un 8-0 di partenza, è riuscita appunto a mettere a posto le cose con questo contro break. Dyson, marcato da Ragland, ancora l'uscita di Logan, adesso c'è anche Kubedecki, aiuto recupero di Melli, molto fisico, alla fine non riesce De Vecchi a avanzare troppo, ma il fallo di Melli è stato corretto, è il secondo fallo per Piccolo Melli e Milano esaurisce con Sì, quarto fallo di squadra per Milano dopo praticamente 4 minuti di partita. Qui andiamo a rivedere proprio il tocco di Nicolò Melli ai danni di un positivo De Vecchi. È lunghissima, 16 minuti al termine. Logan contro Moss, il pick and roll con Laval, anche deve aiutare. Poi Logan con un tiro cadendo all'indietro. Mamma, che canestro, vale 2. Che canestro di David Logan. Incredibile, ancora una volta David Logan ha un radar al posto delle mani per trovare la via del canestro. E allora di nuovo l'Olimpia per riavvicinarsi senza poter però impattare. L'ultimo tocco è di Shea Laval sulla recezione lontano dal canestro di Samuels. Arriva un cambio, Jeff Brooks proprio al posto di Shea Laval. Kaji da pivot, Brooks da numero 4 a marcare Melli. Questa è la scelta di coach Meo Sacchetti. 8 secondi per andare al tiro, Ragland pick and roll con Samuels, rompe il pick and roll, poi Samuels perde la maniglia del pallone, il fallo è di Jerome Dyson, tutto una manina malefica, Mattioli la vista, vediamo qui dal replay, mancava anche poco, ci è andata abbastanza bene, fallo di Dyson è il numero 2, rientra subito il capitano, e ritorna sul parquet Alessandro Gentile, mentre si riaccomoda in panchina David Moss. Ora cercheremo di anche andare a capire se la mossa di Sacchetti di abbassare il quintetto tenendo comunque in campo Kaji su Samardo Samuels porterà i suoi frutti e costringerà Banchi a togliere il giamaicano. Melli
va da Hackett che vuole attaccare Sosa di forza, poi torna da Melli, 5 secondi per andare al tiro. Sam a subire il fallo di Kenneth Kagi, che è più alto di Samuels ma sicuramente un pannellaggio minore. Chiama l'arbitro Chiari, sono due liberi per Samardo Samuels del terzo fallo per il giocatore con il numero 35 e qui probabilmente a dover togliere il suo lungo sarà Meo Sacchetti, proprio per la questione legata ai tre falli fischiati contro l'ex del campionato greco, mentre Samuels ritrova l'appuntamento con i tiri liberi, diventa 3 su 5 il suo personalissimo score a cronometro fermo. Pochi liberi tirati da Milano, neanche uno in questo momento, fino a questo momento per Sassari all'interno di tutta la partita. Situazione davvero particolare, anche se l'Olimpia ne ha tirati 8, davvero poco, arbitraggio molto diverso rispetto alle ultime partite di questa serie. Logan contro Hackett che sta su di lui, sa che è pericolosissimo l'ex giocatore di Pavia, De Vecchi contro Gentile, 8 secondi per andare al tiro, ancora il palleggio del cugino di Danilo Gallinari che cerca Edgar Sosa, deve tirare contro Ragland, alza la parabola morbida sul tabellone, ancora più 4 per Dinamo Sassari che ha trovato un altro canestro di talento. Eh sì, ma anche di arguzia, perché Sosa gioca alla perfezione con il cronometro del possesso dell'attacco della Dinamo. Gentile vuole attaccare Kagi che ha tre falli, prova a farlo saltare, cerca Samuels marcato da Jeff Brooks, ancora il fallo di Brooks che manda il lunetta il giamaicano, mentre è pronto di nuovo Shane Laval ad entrare sul parquet. Ne hanno esaurito il bonus, terzo fallo di Brooks che infatti porta Sacchetti a inserire anche suo figlio Brian. Penso che esca Brooks come Laval, due tiri liberi per Samardo Samuels e al contrario del secondo periodo bonus esaurito per entrambe le formazioni. Mentre nel replay abbiamo visto che forse quell'ultimo canestro di Sosa era iniziato da un'infrazione dai passi, non era avvisato comunque dalla terra arbitrale, che però poi dall'altra parte ha ravvisato il fallo a favore di Samardo Samuels, che ritorna dopo un istante praticamente in lunetta, va a realizzare il primo tiro libero, 7 i tiri a cronometro fermo di Samardo Samuels, come dicevamo qualche istante fa, ancora 0 dopo 25 minuti e mezzo per la Dinamo. 25 minuti e mezzo, 4:29 per la precisione allo scadere, 1 su 2 per Samuels. Milano rimane a un solo possesso di distanza, ma è un possesso pieno e la palla ce l'ha Sassari. 46-49, Sosa, c'è Laval che prova a volare, non prova, vola. Mamma mia, Laval si fa sempre trovare pronto quando c'è un appuntamento sopra al ferro. 51-46, l'Olimpia non deve far scappare il banco di Sardegna che adesso ha trovato un'incredibile continuità offensiva, sono 14 punti realizzati nella ripresa in questi 6 minuti. Milano si affida ancora al suo totem d'area che va ad appoggiare Laval, battuto, c'è lo stesso che parla con la panchina, non arriva l'aiuto nel raddoppio, meno 3 ancora. Che bella sfida però tra Laval e Samuels di tecnica e di atletismo. 17 punti per Milano, ancora Sosa contro Ragland, lo scarico per Brian Sacchetti, adesso Logan, bravo il capitano che intercetta, prova a volare in contropiede, il fallo di Logan che lo manda in lunetta con due tiri liberi. Mamma mia, qui il trattore si era messo in moto, Logan ha provato comunque a resistere a Gentile, lanciato fino al ferro, poi però è arrivato il fallo, bonus esaurito anche per la Milano. Qui andiamo a rivedere proprio la bella lotta spalla a spalla tra i due, come se fossero dei calciatori, però con il pallone tra le mani e non tra i piedi. Il capitano in lunetta con due tiri liberi, Mos da numero 4 va a realizzare il primo libero della sua serata, capitan Gentile, 5 punti per lui in 17 minuti, 3 minuti e 33 al termine, 2 su 2 per il capitano, 8 su 11 in totale per l'Emporio Mani, 50-51, ma il banco di Sardegna è in possesso di palla, gara davvero ancora lunghissima. Dyson per la formazione sarda, ancora con un palleggio interlocutorio, prova a portarsi sul lato sinistro, Milano accetta il cambio, poi Gentile che finisce su Dyson, l'aiuto recupero di Samuels, prova a cambiare marcia, Jerome Dyson, li ruba quasi la palla all'Olimpia, deve tirare allo scadere, Sosa 24 secondi, prima poi di mettere uscita, la difesa dell'Olimpia ruggisce, la difesa di Milano al suo
miglior espressione. Coach Mio Sacchetti costretto a chiamare il time out, perché ora, come andiamo a rivedere, Milano è salita di colpi in fase difensiva e questo sta un po' limitando la Dinamo, che aveva iniziato in maniera egregia il terzo periodo. Coach Sacchetti, scusatemi, costretto, diciamo, a chiamare il time out. Qui andiamo a vedere anche l'applauso di Patron Giorgio Armani e del suo entourage. Giorgio Armani con la maglietta adesso del suo capitano Alessandro Gentile, dopo aver indossato in gara 5 quella dell'ex qualificato Daniel Hackett, mentre il suo entourage ha sia quella del capitano che quella di Daniel Hackett. Dunque davvero Olimpia sulla pelle per Giorgio Armani e tutto l'entourage biancorosso. Decisamente oserei aggiungere, perché francamente se c'è tutto questo, quello che possiamo vedere e gustare e offrire anche ai nostri telespettatori, scusatemi, di Milanao, lo si deve tutto e per tutto a Giorgio Armani. Mentre qui andiamo a vedere un po' di cifre della partita, scarse percentuali per le squadre, nessuna delle due tira sopra il 50% né da 2 né da 3, partita maschia, chiamiamola così, e partita anche bellissima per questi rimbalzi al ferro di Laval, per la tecnica messa in campo da Milano. Qui vediamo un bel taglio in backdoor di Logan che infilza la difesa di Milano e poi Armani, che però è ripartita con il 5-0 di parziale aperto e ora ha anche la possibilità di riportarsi davanti Milano con questo possesso in zona d'attacco. Joe Ragland è lui che supera la metà campo, Milano va da Hackett, c'è Alessandro Gentile contro Sanders che ha rifatto capolino sul parquet, Samuels riapre per Hackett che attacca e batte Dyson, c'è Moss nell'angolo, la parabola è lunghissima, il rimbalzo di Sam che prova ad attaccare contro Laval, trova Moss senza però riuscire ad imbeccarlo, la palla è di nuovo per Sassari, peccato dalla posizione in cui Moss prima aveva segnato, questa volta non l'ha fatto e poi malinteso tra i due. Ottima difesa da parte di Laval che ancora una volta oscura la vallata a Samuels che aveva ormai staccato i piedi da terra, era costretto o a tirare con un pallone che sarebbe stato probabilmente stoppato oppure a passare il pallone. Sosa da tre punti fuori misura, proprio Samuels a rimbalzo, qui Ragland se l'era perso ma per fortuna di Milano è andata bene così. Ragland per Moss, questa volta sfidato al tiro da Sacchetti ma non lo prende il 34 biancorosso. Gentile adesso calca la palla sotto per Samardo Samuels contro Dyson, lo stoppa Sacchetti da dietro, l'ultimo tocco è proprio di Samardo Samuels, bravissimo a leggere la situazione Brian Sacchetti. Pick and roll di Milano per forzare il cambio e mandare Samuels in post basso su un difensore più piccolo di lui, poi però esita un po' il giamaicano, Sacchetti li prende bene il tempo e va a fare una giocata difensiva eccellente. Jaron Dyson in cabina di regia, seconda occasione sprecata per i biancorossi per mettere la testa avanti. Dyson stoppato a Ragland, si prende rimbalzo, sbaglia ancora, la palla è del capitano, vediamo se porta una transizione lunga. Il palleggio di Alessandro Gentile contro Sanders, c'è Hackett che può alzarsi da tre punti, Daniel Hackett! E allora arriva anche Daniel Hackett a iscriversi alla partita dopo tre errori dal tiro, esita un po', forse qualche giorno di ruggine per lui a causa delle due giornate di squalifica, però si fa trovare pronto nel momento più importante e qui Moss quasi rapina il pallone a Sanders. Moss difesa strepitosa, mentre qui vediamo proprio nel replay la tripla di Hackett con tantissimo spazio. È giusta poi secondo me la decisione degli arbitri di dare il pallone a Sassari nonostante qualche protesta del forum. Adesso Mattioli va a richiamare l'arbitro, richiama l'addetto agli arbitri Gianluca Solani, per c'è stato un problemino con il pubblico che protestava, l'arbitro Mattioli ha praticamente espulso il tifoso biancorosso. Allucinante francamente, poi il tifoso biancorosso presumo si andrà a riposizionare da qualche altra parte, l'arbitro Mattioli lo manda fuori, diciamo così. È francamente un eccesso da parte del tifoso milanese. Rakim Sanders lavora con il palleggio contro Moss, prova ad attaccare, l'aiuto di Samuels che ruba il pallone, fallo su Samardo Samuels che va in lunetta con due tiri liberi fondamentali
Eh sì, e qui francamente secondo me la mossa che ha permesso a Milano di recuperare da quel meno 8 è stata proprio il ritorno in campo di Samardo Samuels, perché Sacchetti aveva provato con dei suoi tanti, direi, lunghi atipici a costringere Bacchi a ritogliere il giamaicano, però il tecnico di Milano è andato avanti per la sua strada ed è una strada per ora maestra, diciamo così, comunque è una strada sgombra da ogni tipo di pensieri, perché Samuels si sta facendo trovare pronto, sta continuando ad andare in lunetta, sta caricando di falli la difesa della Dinamo, è pronto anche in difesa e poi continua a farsi trovare sempre al posto giusto al momento giusto, e la mano morbida dalla lunetta fa il resto. In questo momento arriva il 7 su 10 a cronometro fermo per Samuels. 7-0 di parziale dell'Olimpia, che ne ruba un'altra. David Moss, Joe Ragland, Milano prova a correre. Banchi predica calma, ma prova a sentire l'odore del sangue anche Daniel Hackett, che tiene il palleggio aperto, si alza, jump in mezzo all'area, non si muove neanche la rete. Daniel Hackett, 57-51, 9-0 di parziale. Un tempo intero per permettere ad Hackett di ritornare al suo meglio. Sosa deve accettare il cambio Milano, c'è spazio, troppo spazio per Dyson, che si alza da tre punti e subito pone fine al break. Eh sì, va a rispondere nel migliore dei modi ancora Dyson, ancora con un canestro del 6-5, sta tirando malissimo al 2-3 su 10, ma dall'arco è 3 su 5 in questo momento per lui. E allora 34 secondi al termine, un'azione ciascuno per le due squadre. Hackett per Samuels, che perde l'equilibrio, lancia il contropiede di Sassari, Milano non può fare fallo, c'è Ragland su Sanders, lo vuole attaccare e manderà in lunetta Rakim Sanders. Secondo me si poteva provare con gli aiuti a tenere la difesa senza mandare per forza in lunetta Rakim Sanders. Nel frattempo proprio Sanders e Hackett vanno a scambiarsi una pacca amichevole dopo un contatto che aveva visto Hackett proprio sul fallo fischiato, come vedete dal replay, sul fallo fischiato a favore di Sanders, a ricevere un colpo involontario del giocatore bianco-blu, e qui rivediamo la amichevole pacca tra i due, con Sanders ora se ne va in lunetta, poi Milano con ogni probabilità avrà l'ultimo possesso di questo terzo periodo. Sbaglia il primo Sanders, ma la partita è lunghissima, 22 secondi e 58 centesimi, c'è Samuels che cambia la sua posizione a rimbalzo per provare a fare tagliafuori su Laval, 57-54, le due squadre sono davvero a stretto contatto, Samuels lotta 1 su 2 per Sanders, più 2 per Milano, vediamo se sarà l'ultimo tiro o meno, ovviamente l'Olimpia deve forzare questa situazione di tenere il pallone fino alla fine. Ragland con il palleggio, 8 secondi, arriva il blocco di Samuels, 5 secondi contro Laval, il palleggio insistito, vuole provare a batterlo, lo lascia lì, alza la parabola, Joe Ragland, che canestro, 5-9, 5-5 alla fine del terzo quarto, più 4 di Milano, è lunghissima, ma all'ultima pausa tra terzo e quarto periodo Milano è avanti e noi ci fermiamo per dare la linea allo studio. A 0 a cavallo tra secondo e terzo periodo, il parziale di Sassari più 10. Erano 35 pari, sono andati 43-3. Ok, quindi 10-0. 35 pari, 35-43. Canestro di Dyson, no, e 35-37. Appunto, ah, okay. Per loro. Milano poi ha fatto 10-2 di parziale per rimontare 9-0. No, prima ancora. Come si fa la pizza migliore? Per il nuovo fondamento che arriva fino a 310 grammi.
fatto 8-2, 43-43. Dieci minuti di fuoco al Forum d'Assago per decidere chi andrà in finale tra Emporio Armani Milano e Banco di Sardegna Sassari. 59-55 per l'Olimpia, che gestisce il primo possesso dell'ultimo periodo con il suo totem Samardo Samuels, raddoppiato, pesca Moss nell'angolo, riapre per Gentile, si alza il capitano, la palla si impenna fuori misura, Moss tocca la palla, non basta perché il rimbalzo è di Shane Lavan. E qui ancora una volta tiro aperto sbagliato da Alessandro Gentile, mentre Dyson con il suo, viaggio al ferro tipico va a mandare fuori tempo il difensore, va a subire il fallo, andrà anche in lunetta col tiro libero sul portiere. Qui l'Olimpia non è riuscita a fermare il palleggio di Dyson, poi il tocco di Daniel Hackett per il secondo fallo che manda anche in lunetta Jerome Dyson, che può portare a un passo davvero il Banco di Sardegna. 59-58. Qui intanto arriva il break della Dinamo, è un mini parziale di 3-0, ovviamente i tre punti segnati proprio da Jerome Dyson, ma sono punti di fondamentale importanza per la Dinamo, che si riporta a un singolo possesso di scarto. Daniel Hackett in cabina di regia lavora contro Logan, il palleggio con Samuels, si alza ancora dalla media, il tiro è cortissimo, il pallone che lancia subito la transizione di Dyson, fallo dell'Olimpia, situazione anche un pelo sfortunata perché forse l'avrebbe persa da sola, ma Ragland ha fatto subito fallo, terzo fallo per lui. Qui situazione problematica dal punto di vista dei falli per Joe Ragland, che è costretto a salutare almeno momentaneamente la partita. Qui vediamo anche una botta per Ragland in quell'incidente con Jerome Dyson. Cocibacchi rimanda sul parquet, Bruno Cerella ovviamente per compiti difensivi andrà ad accoppiarsi con Logan, con Hackett che dovrà switchare su Jerome Dyson. 59-58, adesso è Sassari che ha l'opportunità di rimettere la testa avanti nella partita con Dyson, che lavora col pick and roll centrale continuato di Laval. Hackett è in difesa su di lui, riapre nell'angolo per Sanders che vuole tirare da tre punti, è lunghissimo, il pallone si impenna, la palla nelle mani ancora di Sassari con Sanders che attacca, arriva il fallo, è buono il canestro di Rakim Sanders, testa avanti per Sassari che può anche mettere un punticino in più con libero di Sanders. E due canestri con fallo in rapida sequenza della Dinamo. Qui andiamo a rivedere dopo il rimbalzo offensivo catturato dalla Valle, Sanders semina il panico nella difesa di Milano, va a segnare col fallo. E adesso è 10-2 di controparziale per la Dinamo. Milano aveva toccato, ritoccato il suo massimo vantaggio nella ripresa con il 57-51 realizzato da Hackett. Controparziale della Dinamo. Sanders segna il tiro libero, più 2 per la formazione esterna. Partita di intensità leonina in questo momento con le due squadre che continuano a cancellarsi i rispettivi break. Gentile, vediamo se si carica la squadra sulle spalle, la fa caricare a Samuels che deve trovare il canestro, lo trova col fallo e tiro libero supplementare. E praticamente in questo avvio di quarto periodo chi vuole segnare lo deve fare soltanto con il fallo. Dopo le due giocate di Dyson e di Sanders arriva questa giocata altrettanto magistrale da parte di Samardo Samuels, che va a realizzare il canestro nonostante la triplice marcatura della difesa della Dinamo. Li crollano addosso, Samardo riesce a salire lo stesso, a lanciare il gancetto e a realizzare la parità che adesso ritorna ad essere un più uno biancorosso per Samuels. Siamo arrivati al punto numero 22. Non siamo a una gara della Formula 1, ma qui ci sono sorpassi e controsorpassi in queste due squadre che non ne vogliono sapere di mollare. Ancora Jerome Dyson si alza con il tiro da tre punti, il pallone si alza, Shane Laval vola e rita il più uno, a proposito di sorpassi e controsorpassi al Banco di Sardegna. Mamma mia, dove è andato Shane Laval? Che sale davvero troppo in alto, diventa difficile anche fare un buon tagliafuori. Gentile ancora per Samuels, Laval si lascia cadere e poi arriva il fallo sulla ricezione di Samuels, il pallone di nuovo biancorosso. Eh sì, perché Laval, scusatemi, aveva i piedi all'interno del semicerchio.
doppio antisfondamento, almeno così sembrava dalla diretta, infatti tallone destro dentro il semicerchio, appunto antisfondamento, dunque per forza di cose e per regolamento non poteva arrivare il fallo in attacco per l'Olimpia. Poi arriva il quarto fallo invece per Jeff Brooks qui inquadrato. Il pallone dunque per la rimessa dell'Olimpia con Bruno Cerella, mentre rifà capolino sul parquet Kenneth Kaji. E qui vediamo ancora una volta il fallo, vedremo tra qualche istante il fallo fischiato a Jeff Brooks, la valle si lascia cadere. Cerella pescato dal capitano che ha segnato solo 6 punti, ma si sta dedicando anche ad altro, più uno di nuovo per l'Emporio Manila. Con Cerella che chiama il pubblico di Milano a raccolta. Dyson ancora fino in fondo contro Hackett, gli lancia la palla sulla schiena che arriva proprio nella nostra postazione. Mattioli adesso dà la rimessa a Rakim Sanders, 11 secondi al termine, è stato bravo Dyson qui a pescare il pallone per guadagnare la rimessa. Adesso è Logan contro Cerella, lo porta dentro, bel movimento di David Logan, passo e tiro di antica memoria, nuovo sorpasso Sassoli, però fatto in maniera egregia andando a battere con il tempismo giusto la difesa di Milano. Gentile rischia di perdere la maniglia del pallone, poi plana in aria con l'aiuto del ferro, mette ancora la testa avanti l'Olimpia. Adesso bisogna difendere. Sì, però sono tutti canestri di incredibile difficoltà, prima quello di Logan, ora quello di Gentile, bisogna superare delle difese che stanno diventando eccellenti in questo quarto periodo, sia per Milano che per Sassoli. Dyson contro Hackett, corre il blocco di Lavac, perde la maniglia, in qualche modo Cerella difende, Dyson la perde, la palla è dell'Olimpia. E qui ancora una volta giocata ad alto ritmo di, precisamente parlando di Bruno Cerella, poi va a spiegare qualcosa agli arbitri, forse qualche scaramuccia con Jerome Dyson dopo la caduta tra i due. Infatti Dyson va a mettersi in mezzo ad Hackett e a Cerella che andavano a darsi il 5, che comunque andavano a fare petto contro petto per festeggiare questa palla recuperata numero 6 della partita. Incredibile intensità furibonda in questi primi 3 minuti scarsi della quarta frazione. Roberto, mi sento di dire, siamo a gara 7 nello spazio di 13 giorni e i giocatori, è vero che sono degli atleti professionisti, ma hanno ancora un'energia spaventosa. Sì, ma qui è tutto di intensità, di voglia e di testa soprattutto. Il capitano vuole questa finale, palleggio, arresto e tiro, punto numero 10, 4 in fila per lui più 3 Olimpia Milano. E ora Milano deve però continuare a difendere come ha fatto egregiamente nei primissimi minuti di questo quarto periodo. Qui intanto arriva il cambio di Sassari, mentre vediamo l'inquadrato Alessandro Gentile, autore di quel palleggio, arresto e tiro, arriva in doppia cifra. Gentile è l'unico giocatore di tutti i playoff sempre in doppia cifra dal punto di vista realizzativo in questa edizione 2015 della post-season. Adesso prova a fermare Logan, mentre c'è Kaji marcato la Cerella, bisogna inventarsi qualcosa. Logan, lo scarico per Sosa che attacca Hackett, va fino in fondo, il tiro sbagliato, Laval sale sopra tutti, ancora Sosa, Sanders prova a oscurarlo, Sam, che bravo! Fallo di Kaji, numero 4 su Bruno Cerella, quarto fallo di Kenneth Kaji, e qua ha fatto una perla difensiva Samardo Samuels, non ha lasciato Sanders, è uscito a oscurare e poi buon taglia fuori anche di Hackett, forse l'ha anche toccato. Toccato il pallone da Sanders, quindi una specie di deflection su quel tiro da tre, ma poi Bruno Cerella a fare quello che aveva fatto Mosso, ossia giocare difensivamente anche da numero 4 e non andando sotto con nessuno. Moss è lungo questo tiro, si lotta a rimbalzo, la prende Loga, peccato, bisognava attaccare, azzannare questa azione offensiva. C'è Sosa che è da solo, Cerella va su di lui, prova a cambiare passo il dominicano, deve aiutare in difesa Samuels, c'è Logan contro Alessandro Gentile, vuole lavorare dal palleggio, attacca fino in fondo, l'aiuto di Hackett, l'appoggio al tabellone, si lotta, ancora Sanders, questa volta il fallo di Cerella, volano a rimbalzo incredibilmente più alto dei biancorossi, giocatori di Sassari, rimessa per il banco di Sardegna, secondo fallo di Cerella.
coach Meo Sacchetti si prende i suoi rischi, tiene in campo Kashi con quattro falli, problemi di falli neanche Jeff Brooks, però l'ha assolutamente ragione lui, la Val e Kashi quando il pallone va sopra, un metro sopra il ferro, sono sempre lì con le loro manone. 14 rimbalzi offensivi per Sassari, ma è Logan a lavorare dal palleggio, step back da tre punti, sbaglia, ancora rimbalzo offensivo di Sassari, ancora Logan da tre punti, ancora fuori però Gentile e Hackett, Gentile in difesa e Hackett prende questo rimbalzo, supera lui la metà campo per Alessandro, Sam contro Kashi, il fallo numero 5 di Kenneth Kashi, mentre rientrerà anche Dyson e lunetta Samardo Samuels. E qui mi viene in mente una sola cosa quando vedo Logan e Gentile marcarsi l'uno nell'altro, ossia quello che succede al di là dell'oceano nelle finali NBA, LeBron James da una parte, Steph Curry dall'altra, incredibili anche le similitudini tra i due, e per ora però la battaglia parziale la sta vincendo Alessandro Gentile, visto che Milano è a più 3 con i tiri in lunetta per Samardo Samuels, per Kashi che esce per 5 falli. 5-25 al termine, solo un possesso pieno di vantaggio per l'Emporio Armani, che adesso diventa poco più di un possesso pieno perché è a più 4. Sassari però ha dimostrato più di un'occasione in tutta questa serie avere tante armi al suo arco. Nel frattempo è 9 su 13 liberi per Samuels, scusate, 10 su 13 liberi per Samuels, 24 punti, 70-65 per l'Olimpia. Brook contro Gentile, ci sono Samuels da lungo per Milano, Sosa riapre per Dyson contro Gentile, step back dal gomito, la palla si impenna, vola la Val, Hackett prende il pallone, secondo Chiari è fallo, bonus esaurito per entrambe le squadre, la Val va a rimbalzo, ma in quella situazione lì, Roberto, la stiamo vedendo nel replay, tanto vale fare un fallo così comunque, perché sennò la Val la schiaccia. Assolutamente, però la mannagliata di Hackett stava per assurdo per terzo fallo per lui, per andare ad essere vincente, perché aveva sfiorato il pallone, poi prende anche le mani, va a scusarsi comunque con Shane Lavalle in lunetta. Roberto, forse siamo stati un pelo distratti mentre Lavalle sbaglia il tiro libero. Shane Lavalle, 19 rimbalzi, 9 difensivi, 10 offensivi, davvero una prestazione già per ora incredibile dell'ex pivot di Astana e della Zenis Verona. 1 su 2 lunetta per lui. Clamoroso il dominio di Shane Lavalle sotto, che adesso sta facendo, come si dice, reparto da solo. Samuels, Nelly in precedenza, tutti i lunghi di Milano fanno quello che possono, ora però l'Emporio Armani gioca con i quattro piccoli. Ciarella riapre per Moss, c'è Hackett libero, il passaggio non è dei migliori, ma Hackett vola a prendersi il fallo di Sanders, prendere dalla lunetta con due tiri liberi. Ottima circolazione di palla per Olimpia, che sta aprendo il campo in modo davvero perfetto, con quattro piccoli non è anche più facile. E quando Milano però gioca così, andando a riempire gli spazi, andando soprattutto ad utilizzare gli angoli, allarga, come dicevi giustamente tu, tantissimo il campo. È chiaro che quando c'è un difensore in ritardo con una finta, poi si può andare dritti fino al ferro. Hackett va anche per provare a cercare il canestro, subisce il fallo, va in lunetta, segna il primo tiro libero Daniel Hackett, completamente ritrovato dopo un inizio col freno a mano tirato. 71-66 per l'Emporio Armani, 4-52 al termine per Dani Hackett il secondo tiro libero, 1 su 2 però Moss tocca il pallone, non basta però per recuperarlo, rimane a più 5, 1 su 2 per Hackett, 6 punti nella sua partita. E qui Moss però è andato vicinissimo a una palla recuperata che sarebbe stata di fondamentale importanza, poi il banco si salva in qualche modo. Dyson proprio contro Daniel Hackett, lavora dal palleggio l'ex capocannoniere del campionato italiano, il fallo proprio su Jerome Dyson, questo fischiato da Chiari, però Bartoli ha fischiato piede, forse un pelo prima a questo punto, e va benissimo per l'Olimpia. Dal punto di vista del timing direi di essere assolutamente d'accordo con gli arbitri, Chiari aveva però la mano alzata, avrebbe ravvisato un fallo che è arrivato dopo però il piede milanese. Sanders si alza contro Moss da tre punti, in e out, ancora la Val, la tocca alla fine nelle mani di Sosa che ha il palleggio aperto, e Jason nel raddoppio, la palla per Sanders, 8 secondi per andare al tiro, di forza Sanders, il pallone toccato da Milano, la rimessa per
il banco di Sardegna Sassari. Vediamo qui nel replay. E qui coach Banchi chiedeva un tocco da parte di Sanders, e secondo me ci poteva stare tutto, perché francamente la palla non l'aveva toccata più nessuno, come dice Banchi. Come sta anche, mi mando all'arbitro Chiari, è stato proprio Sanders con il a toccare la palla per ultimo. Comunque 7 secondi sul possesso in zona d'attacco per la Dinamo. La palla per Dyson che va fino in fondo, il ferro sputa via la palla, il rimbalzo è biancorosso. E qui secondo me dall'altra parte era invece l'ultimo tocco di un giocatore di Milano, nella circostanza Daniel Anche, però anche questo era francamente difficile, diciamo così, una compensazione magari non voluta negli ultimi due possessi. Il capitano fino in fondo, non c'è contatto, sempre in rimbalzo non basta, lo sporca nelle mani di Moss, si torna da Daniel Hackett, rimbalzo offensivo importante per Emporio Armani. Hackett attacca Logan, ha paura ovviamente di Laval, c'è Cerella da tre punti, in e out, il ferro non aiuta, si lotta, rimbalzo, il fallo è di Samuels, mi sembra questa la decisione di Bartoli che manderà in lunetta Shane Laval. Ancora una volta Laval prende qualsiasi rimbalzo, Cerella va a sbagliare un tiro che doveva provare a mettere, aveva 4 metri di vantaggio dopo quel passaggio del suo compagno di squadra. Qui andiamo proprio a rivedere la lotta furibonda tra Laval e Samuels, poi restano a terra entrambe, però il fallo è fischiato al giamaicano, Laval in lunetta. Tanto Gentile parla con l'arbitro Chiari, mentre c'è inquadratura Sacchetti, parla con l'arbitro Chiari per il contatto a suo modo di vedere falloso subito in precedenza sulla penetrazione, e poi Samuels non è riuscito a convertire il rimbalzo offensivo. Shane Laval in lunetta per lui, 29 minuti, come detto 19 rimbalzi, perché questo ovviamente non essendo stato controllato con due mani viene dato come rimbalzo difensivo di squadra. Sbaglia il primo tiro libero esattamente come in precedenza, 3 minuti e 51 al termine, secondo tiro libero a segno esattamente come in precedenza, Timon Sacchetti. Eh sì, perché a meno di 4 minuti alla fine la Dinamo deve recuperare 4 lunghezze di scarto, 3.51 per la precisione, secondo timeout nella seconda metà della partita chiamato da coach Meo Sacchetti. Qui nel frattempo andiamo a rivedere una delle azioni più significative firmate Alessandro Gentile, che proprio con quello step back era arrivato alla realizzazione del doppio cifra. Qui invece uno dei canestri più difficili della partita, con Gentile che aveva risposto a un altro canestro di Logan, che qui andiamo a rivedere, che bel passo e tiro per l'ex pavese che poi arriva fino al ferro prendendo il tempo alla difesa di Milano. Davvero bisogna guadagnare centimetro per centimetro, Sandro, come se fosse una partita di football americano. Nessuna delle due squadre vuole mollare. Qui vediamo 24-12, se ci dovessimo limitare ai punti sarebbe stravinta da Samuels questa sfida, però poi ha fatto il vuoto la valla a rimbalzo, 19 addirittura, le carambole catturate altrettante secondo me, quelle sporcate poi con deviazioni e possessi conquistati dai suoi compagni di squadra. La Val si sta dimostrando cliente di altissimo livello, però Samuels non è da meno, 24 punti per il giamaicano, per ora miglior realizzatore della partita, tutto pronto per la ripresa delle operazioni. 27 di valutazione per Samardo Samuels, si riparte con Logan che prova a allungare la difesa sui 28 metri, Milano conferma il quintetto, vediamo se poi sarà quello con cui andrà fino in fondo. Hackett in cabina di regia, Cerrelle e Moss da stopper difensivi, Gentile e Samuels a realizzare fondamentalmente. Alessandro Gentile con il pallone in mano contro Dyson, lo vuole attaccare, perde l'equilibrio, il pallone recuperato da Logan, può andare fino in fondo Logan, cerca e trova Brooks che va a realizzare da sotto canestro. Brutta persa per Milano, scivola letteralmente capitan Gentile, ora Logan riporta Sassari meno 2. 7-1-6-9 nel frattempo, dopo la caduta di Gentile gli arbitri fermano il gioco per asciugare il campo, un po' di sfortuna in questo caso per il capitano, Logan è stato più furbo di tutti, ha recuperato questo pallone, poi un po' di timore a trovare questo passaggio, Brooks bravo a prenderla, a convertire. Deraglia completamente il povero Alessandro Gentile, sfortunata a Milano, perché poi sulla persa del giocatore milanese era arrivata anche un passaggio involontario, diciamo così, di lo stesso Gentile indirizzato a Logan, poi il contropiede, il canestro del meno 2 di Sassari, ora ritorna
Ragland sul parquet. Torna Ragland per avere anche una bocca da fuoco migliore in attacco. C'è Ragland, ha segnato 16 punti questa sera con 5 su 6 al tiro. Hackett riceve molto lontano dal canestro, ma l'azione è ancora lunga. Ci sono 15 secondi, azione piena per attaccare. Hackett si alza da 3 punti, fuori misura. Il rimbalzo è di Logan. E allora Sassari ha l'azione per impattare o addirittura rimettere la testa avanti. Logan contro Ragland, c'è Moss su di lui. Milano non può cambiare perché Ragland non può andare su Jeff Brooks, che ha spazio contro Moss, poi Sanders. Daniel Hackett in marcatura, 6 secondi, deve stare su di lui, lo vuole attaccare di fisico, va dentro Rakim Sanders per 6 in Lamarche, perde la maniglia del pallone, non ci sono i 24 secondi, Gentile recupera la palla, bisogna superare in tempo utile la metà campo e adesso Roberto bisogna andare a segnare. La palla aveva dovuto fare un tiro affrettato perché stavano scadendo i 24 secondi, qui Hackett va ad attaccare il ferro, finisce in mezzo alle... ai tifosi seduti in prima fila, andrà in lunetta Daniel, bravo a trovare il tempo sulla difesa pigra di Sanders che letteralmente si fa bruciare sul primo passo del giocatore con la maglia numero 23 dell'Emporio Armani Milano. C'è il cambio di nuovo per inserire Cerella al posto di Ragland. Roberto, siamo già di special team. Eh sì, come dicevamo prima, centimetro per centimetro per cercare di spingere le rispettive squadre alla vittoria. Il basket ora del 2015 è anche questo, lo special team. Cerella in difesa, Ragland per l'attacco, Hackett intanto dalla lunetta a ridare il possesso pieno a Milano. 2 minuti e 39 al termine di questa serie di semifinale, 2 su 2 per Hackett al termine dei 40 minuti regolamentari di questa serie di semifinale, visto che siamo a gara 7. I fischi del forum di Assago con Dyson, esce Logan dai blocchi, deve difendere Cerella che cade per terra, Logan da 3 punti fuori misura, la valvola rimbalzo, perde la maniglia del pallone, recupera Gentile, poi Dyson in qualche modo, bisogna difendere, Gentile deve tornare in aria, bravo Hackett a tenere Dyson, non vuole puntare però il giocatore capocannoniere del campionato scorso, Brooks fa saltare Samuels, attacca Moss, canestro buono e lunetta Jeff Brooks. E qui Gentile aveva chiesto a Samuels di andare su Jeff Brooks e di non cambiare con il capitano milanese che era rimasto su Shane Laval, lo fa saltare l'ex cantorino, poi Moss costretto a commettere il fallo, qui proprio rivediamo il finale di questa azione e Brooks che si va a buttare su David Moss che però era in movimento, 7-3 per Milano, 7-1 per Sassari con Brooks in lunetta. Peccato perché Alessandro aveva recuperato quel pallone dopo il pasticcio di Scelavala a rimbalzo, che poi tanto pasticcio non era, doveva trovare un modo per salvare Caprecavoli. 2 più 1 di Jeff Brooks, Sassari lì a un passo, a meno 1, 120 secondi al termine. Si arriverà in volata con ogni probabilità, ora diventa di cruciale importanza ogni singolo possesso. Hackett lo sfida al tiro Sanders, Milano a Ragland, adesso va dal suo capitano che è contro Dyson, può sfruttare il fisico, tira col palleggio, la palla dentro fuori, il rimbalzo di Shane Laval e adesso attacco Sassari che può mettere la testa avanti. E qui si è accontentato capitano Gentile del palleggio resto tiro. Sì, perché poteva portarlo più vicino a canestro, Dyson proprio contro Gentile, tira da 3 punti, fuori misura, il rimbalzo toccato da Hackett, la rimessa è per Sassari. E qui francamente vorrei rivedere questo ultimo tocco, Hackett salta e sì, francamente diciamo giusta la chiamata arbitrale. Rientra Cerella proprio al posto di Ragland per avere anche i cambi difensivi. Cerella intanto va a occuparsi di Logan, 92 secondi al termine dei 40 minuti. Dyson, c'è tanto spazio per la valva, a prendersi la palla Logan contro Cerella, prova ad attaccarlo. Il pallone ancora Logan, fuori equilibrio, palla toccata da Sam, più uno, Gentile deve superare, palla ce l'ha il capitano, lo stesso importante, 1 e 10 al termine, più uno per l'Olimpia, accetta il cambio Jeff Brooks, arriva il cambio, palleggio di Alessandro Gentile, fa saltare Brooks, poi lo scarico per Hackett, 4 secondi, deve tirare dall'angolo Daniel Hackett, fuori misura, a rimbalzo Shane Laval, 56 secondi al termine. E ora bisogna mettere in campo la migliore difesa possibile per Milano per cercare di limitare l'offensiva di Sassari. Il pallone per Dyson che lo alza, il rimbalzo è toccato da Dyson che però entra in campo in modo irregolare, è time out comunque chiamato da... Oddio.
le due squadre, sembra per la precisione chiamato da coach Luca Banchi, 44 secondi al termine di uno, palla in mano, possesso a tre quarti campo. Eh sì, non, come avete visto dal replay, non poteva fare quella cosa la Dinamo, sia con Dyson che era andato a toccare il pallone rientrando dal campo. Secondo time out chiamato da coach Luca Banchi, 44 secondi alla fine di questa gara 7, ora inizierei a dire anche salvo supplementare, 3-4 possessi al massimo per decidere il destino di queste due squadre, con Sassari che è riuscito ancora una volta a rimettere in piedi la partita dopo che Milano sembrava poterla fare nuovamente sua, ma una gara decisamente incredibile, sorpassi, controsorpassi, controsorpassi, nessuna delle due squadre vuole mollare, un solo punto di distanza, però dopo il minuto di sospensione l'attacco sarà quello di Milano. Intanto c'è una richiesta di instant replay, penso che si possa cambiare una decisione di questo tipo ridando il possesso a Sassari, tra l'altro mi sembrava netto che il giocatore sardo fosse rientrato in campo, squadre che dunque devono aspettare in panchina. Nel frattempo stiamo vedendo la situazione dei rimbalzi difensivi, Milano ha preso 37 rimbalzi in totale, dall'altra parte Sassari in vantaggio con 44 rimbalzi, di cui 21 di Shane Laval. Sì, esatto, Laval in vantaggio nei rimbalzi contro Milano, contro tutto e tutti, incredibile la sua prestazione, doppia in attacco e in difesa per quello che riguarda i rimbalzi, addirittura 10 di carambole offensive per l'ex giocatore di Verona, mentre qui vediamo l'arbitro Mattioli ancora impegnato con l'operatore dell'instant replay per dirimere una delle ultime questioni. L'arbitro Mattioli con l'addetto all'instant replay, vediamo quale poi sarà la decisione, ovviamente non possiamo disporre delle immagini, vediamo solamente l'arbitro e vediamo di chi è il pallone. Adesso continuano a parlare Mattioli e gli arbitri. Banchi chiede di rivedere ancora il possesso, il pallone è di Sassari. Qui anche time out buttato, se vogliamo, perché dire alla fine alle due squadre che una che era in attacco deve tornare in difesa e viceversa non è probabilmente la miglior cosa possibile. Il pallone viene ridato al Banco di Sardegna, 11 secondi al termine di questa azione, Milano ha un punticino di vantaggio, è ancora lunga, lunghissima, lunghissima questa partita. La rimessa, in questo momento la palla nelle mani di Mattioli con Jerome Dyson, Milano con Ciarella Moss, Hacker Gentile e Totem Samuels. Jerome Dyson prova a lavorare Logan per ricevere, poi la palla molto lontano per Cellavan, Logan la vuole prendere contro Ciarella, bisogna difendere, Logan lo vuole attaccare, l'aiuto di Sam, la palla toccata ancora da Brunito per Sosa, 3 secondi per andare al tiro e quindi rimaniamo in cronaca diretta, 3 secondi per questa azione, Edgar Sosa con la palla nelle mani di Rakim Sanders, Gentile su di lui, palleggio, arresto e tiro, lo fa saltare Sanders fuori misura, rimbalzo di Ciarella, 30 secondi al termine, ovviamente Milano predica calma, ma qua bisogna andare a fare canestro, altro che con Dani Hackett che lavora dal palleggio, discrepanza poi di circa 7 secondi con il cronometro, vediamo chi avrà il pallone, ce l'ha il capitano che vuole fare lo step back, deve tornare da un compagno, poi tira Gentile, fuori misura, il tocco di Sosa su Bruno Ciarella che andrà in lunetta con due tiri liberi, 9.57. Quanto è lunga Roberto? Mamma mia cosa ha fatto Bruno Ciarella, forse la giocata più importante di questi playoff per Milano, con il numero 7 di Ancorosso che ora andrà in lunetta, Gentile con un tiro ad alto coefficiente di difficoltà, poi Sosa non taglia fuori Ciarella che va dunque in lunetta. 9.57 al termine dei 40 minuti regolamentari di gara 7, il primo libero a segno per Brunito. Il pallone ancora nelle sue mani per un altro tiro libero molto importante per Ciarella. La tensione, tutta la tensione dei 12.000 del Forum d'Assago. 2 su 2 per Bruno! Arriva
arriva il time out di Sacchetti, Milano poi inserirà Nicolomelli, lo vedete il pubblico. 2-2 di vitale importanza per Cerella, dopo aver conquistato il rimbalzo si gode l'applauso del forum, però Milano ora ha bisogno di difendere. Vedremo quale sarà la scelta di coach Meo Sacchetti, ossia se provare un tiro da tre catch and shoot, perché magari dall'altra parte poi potrebbe arrivare invece un fallo da parte di Milano per evitare il tiro da tre punti di Sassari. È una decisione difficile, è una filosofia anche di pallacanestro da dover scegliere di utilizzare in questo momento, cioè da capire poi cosa decideranno di fare le due squadre, poi bisognerà anche capire cosa deciderà di fare il pallone, diciamo così. Fatto sta che 9 secondi e 57, quasi 10, lasciano spazio ad una moltitudine di interpretazioni. Tra qualche istante svelato questo mini segreto, chiamiamolo così, di quello che vorranno fare Sacchetti da una parte, Banchi dall'altra, per questi 9 e 57 che ci dividono dal 40esimo minuto. Inquadrato intanto Nicolomelli, che dovrebbe, se non sbagliamo, esatto così, entrare per compiti prettamente difensivi e soprattutto per marcare Jeff Brooks. Milano è a più 3, Sassari è 8 su 29 da 3 punti, una percentuale media tra virgolette, ma sappiamo che Sassari può segnare davvero con tutti i giocatori. Vediamo quale sarà la scelta. C'è Melli su Dyson, arriva il fallo subito di Nicolò Melli, forse anche un pelo troppo presto, visto che Dyson ha ricevuto a 12 metri al canestro, poi Melli rimane a terra perché ha preso un brutto colpo. Eh sì, praticamente è passato un secondo, nemmeno 98 centesimi, erano a 9,57, qui andiamo a rivedere. Dyson gli tira letteralmente una gomitata in faccia. E probabilmente non c'è stato neanche il contatto per far fallo di Nicolomelli, perché qui l'unico contatto che ho visto probabilmente non era fallo in attacco. Chiari dice a coach Banchi che Melli ha abbassato la testa, non a subire il colpo, però francamente questo è un brutto colpo tirato da Dyson, che già in una gara precedente aveva fatto una cosa molto brutta, ossia andare a mettere il piede sotto a Marshall Brooks durante un tiro dai tre punti, il contatto che poi aveva portato Brooks ad infortunarsi alla caviglia. Dyson sta usando qui inquadrato dei trucchetti propri dei climi dei playoff. È chiaro che chiunque sia tifoso di Milano e in questo momento Nicolomelli non siano propriamente felici di questa interpretazione della pallacanestro di Jerome Dyson, però dall'altra parte poi possiamo dire che ci può stare questa cosa, è pallacanestro, è il basket, sono i playoff, ci sono anche questo tipo di contatti ben oltre i limiti. Ora Dyson in lunetta per provare a riportare Sassari meno uno. Due tiri liberi per lui, che per ora ha tirato un solo libero questa serata e lo ha realizzato. 18 punti per Jerome Dyson, miglior realizzatore del banco di Sardegna Sassari. Non è passato neanche un secondo, 98 centesimi per la precisione. La bolgia del forum non funziona per il primo tiro libero. 7-5, 7-3. Secondo libero per Dyson, davvero con il cuore in gola questo finale al forum di Assago. Sbaglia, si prova il rimbalzo, Sam la tocca, poi il pallone per Dyson, 5 secondi, il tiro fuori equilibrio, palla via, Sander sta sotto per appoggiare allo scadere per l'overtime a quota 75. Sapevamo si poteva andare a supplementare, mai avremmo potuto pensare in questo modo, è ancora lunga. Adesso ci fermiamo qui per un attimo, ci sarà un instant replay, ma vediamo da questo replay se intanto si capisce se la stop lamp si è accesa o meno. Qua la bara onda, Dyson aveva provato a tirare, si è lottato a rimbalzo, il pallone di Sanders prima della stop lamp è supplementare. Ci fermiamo ancora per una pausa.
non sono bastati 40 minuti per decidere gara 7. Punteggio basso, 75 pari, Sassari con il pallone in mano dopo aver raggiunto il supplementare allo scadere con una perla di Rakim Sanders. 5 minuti ancora per decidere chi andrà in finale scudetto. Aggiungerei non sono bastate 6 partite, 3 pari tra queste due squadre e ora arriva anche il tempo supplementare in gara 7. Brooks contro Cerella, Logan si alza contro Gentile, assegno da 3 punti e adesso 5-0, anzi 6-0 di parziale per Sassari. Milano un attimo fa era 7-5, 7-2 con due liberi di Cerella, adesso a meno 3. Inizia nel migliore dei modi la Dinamo, prova a rispondere capitano Gentile, poi il tap out di Hackett. Bisogna segnare senza avere per forza la necessità di impattare nel punteggio, ci vuole pazienza. 5 secondi, Hackett deve attaccare, Milano deve stare tranquilla, il fallo di Shane Laval. Hackett lucra due tiri liberi, non vale questo canestro, andare lunetta. Andiamo anche ad attendere il replay magari per rivedere questo fallo fischiato al inquadrato Shane Laval, secondo fallo appena per lui dopo aver giocato una partita difensiva incredibile anche e soprattutto direi al rimbalzo d'attacco che andiamo a rivedere proprio il suo tocco alla spalla, frana contro Daniel Hackett che va in lunetta. A sbagliare però il primo tiro libero, bisogna stare tranquilli, niente fantasmi, giocare la partita 4 minuti e 16, meno 3, si può fare tutto, 1 su 2 per Hackett, meno 2 palla Sassari. Hackett va a sbagliare il primo tiro libero, riorganizza le idee, segna il secondo, ora però Milano ha bisogno di francobollarsi ai giocatori di Sassari. Con Cerella che vuole lavorare su Logan, che prova a usare la doppia uscita senza fortuna, Dyson, palleggio, arresto e tiro di Jaron Dyson, la palla esce, il rimbalzo di Gentile contro Rakim Sanders. Allora di nuovo Hackett, 3.50 al termine, vuole provare ad attaccare Hackett per Gentile che attacca Dyson, va fino in fondo, la palla per Samuels, fa saltare Brooks, subisce fallo, va solo in lunetta Samuels. E qui sfortunata Milano con Samuels vicinissimo a trovare il gioco da 3 punti, accentra su di sé la difesa capitale Alessandro Gentile, costringe Laval a saltare e poi Samuels va in lunetta, guardate qui davvero a un passo dal gioco da 3 punti. Quinto fallo di Jeff Brooks, dentro Brian Sacchetti, si affida a suo figlio coach Mio Sacchetti in un momento così delicato, un giocatore che ha dimostrato di poter giocare ad altissimo livello. Primo libero assegno per Samuels, 1 77 a 78, 3 minuti e 43 al termine. Secondo libero per il giamaicano, palla dentro fuori, rimbalzo di Rakim Sanders, passo dopo passo, meno uno purtroppo però. Milano va avanti, ma va avanti a singhiozzo per il doppio 1 su 2 dalla meta di Hackett e Samuels. E allora ancora Logan, vuole uscire dai blocchi contro Cerella, deve stare con lui Bruno e evitare anche di fare fallo, prova ad attaccarlo, step back, poi lo scarico per Laval, Cerella si francobolla, il pallone ancora per Logan che cerca Shane Laval, deve tirare dalla media, lo scadere del 24, rimbalzo di Samuels, peraltro è il nono della sua partita che ha 25 punti, 77-78, è sotto l'Olimpia di un punto, ma è ancora lunga. Hackett arma la mano di Alessandro Gentile, 10 secondi, Milano va dal suo totem, Samuels contro Rakim Sanders, attacca il centro dell'area, lo scarico per Cerella, Hackett trova nell'angolo Moss, può alzarsi dal largo e lunga, il rimbalzo preso da Sanders che rischia di uscire dal campo, poi si affida alla Val. E qui davvero sfortunata Milano che non riesce a giocare su Samuels che aveva vantaggio difensivo, Sacchetti in qualche modo riesce a rimanere francobollato al giamaicano in difesa. E aveva trovato un buon tiro, Moss pur senza fortuna, Sacchetti da 3 punti fuori misura, il rimbalzo ancora di Hackett, si affida a Gentile, Milano prova a correre perché Gentile non ha nessuno davanti se non Shane Laval, lo attacca di forza il capitano, sbaglia, Moss a rimbalzo importantissimo per Hackett, nuovo possesso ma con solo 12 secondi, Cerella sfidato al tiro, non lo marca nessuno praticamente, Bruno deve prenderlo, si alza, è corto, si lotta a rimbalzo, purtroppo Milano deve trovare un attacco migliore. Secondo tiro aperto per Bruno Cerella, uno alla sbarra del quarto periodo, ora sbaglia questo altro possesso sfumato per l'Olimpia zona d'attacco. Dyson contro Hackett, c'è tanta parte sinistra del campo libera, Dyson ancora dal palleggio, 4 secondi contro Hackett, sta scadendo il tempo, si alza da 3 punti frontale, la palla si impenna, Bruno a rimbalzo difensivo,
e qui non segna praticamente più nessuno. Bisogna farlo adesso con Atke, che cambia passo, alza la parabola! Non è buono però secondo Mattioli, sono solo due tiri liberi. Qui vorrei rivedere francamente se il fallo sia arrivato prima o dopo il pallone indirizzato a canestro da Daniel Hackett. Vediamo il palleggio. Se non altro l'arbitro ha subito segnalato che il fallo era sul palleggio, quindi non ha avuto dubbi. Hackett ancora in lunetta, per lui ci sono 9 punti in questa serata con un giusto al tiro totale non propriamente positivo, però segna il tiro libero della parità a quota 78, 1.39 al termine. Forse adesso la stanchezza ovviamente si fa un pelo sentire, anche perché praticamente sono stati azzerati i cambi. 2 su 2, Milano rimette un pelino la testa avanti. Si va avanti solo a suon di tiri liberi. Passo dopo passo, 79 a 78 per l'Olimpia Milano. Il pallone nelle mani di Jerome Dyson, vuole uscire dai blocchi Logan. Milano deve accettare il cambio con Gentile, che sta su di lui, poi ha spazio Logan, si butta dentro, perde la palla! Il fallo però sanzionato sui biancorossi, che quando esagerato su Logan nel tentativo di rubarla, è andato a lucrarsi 2 tiri liberi nel cuore dell'area. Adesso per Cerella il terzo fallo, rientra anche Raga proprio per Cerella, lo rivedete qui, peccato perché Milano poteva rubarlo questo fallo. Anche te l'hanno andato davvero vicinissimo alla palla recuperata, poi Milano pecca un po' di agonismo, voleva strappare il pallone a David Logan che trova l'appuntamento col primo tiro libero. Parità quota 79, 1 e 24 al termine, Logan in lunetta, secondo tiro libero, entrambi uguali con l'aiuto del ferro per riportare avanti la formazione sarda, 3 su 3 dalla lunetta per Logan, 15 punti e 80 a 79, possesso importante, ancora Hackett contro Sanders che difende in modo competente, lavora dal palleggio, sfidato al tiro, frontale da 3 punti, senza fortuna, la palla è per Jerome Dyson, bisogna difendere adesso Roberto. Eh sì, perché manca un solo minuto, Dyson ha la possibilità di permettere a Sassari di allungare. Logan contro Ragan, lo punta sul lato sinistro, alza la parabola, segno! Più 3 per Sassari, time out Milano che deve giocare con pazienza. Errore da parte di Daniel Hackett in precedenza, poi questo canestro di Logan, ora Milano indietro di un possesso pieno. Ragland non può essere un difensore come è Bruno Cerella, poi però sui cambi offensivi e difensivi si era trovato l'ex giocatore di Cantù sulle tracce di David Logan, che poi va anche con il pallone ad alzare la parabola, a superare le braccia protese di Samardo Samuels e ad infilare il canestro che dà il più 3 a Sassari a 56 secondi dalla fine di questo overtime. È lunga, lunghissima, vediamo qui Coach Banchi a lavorare anche con la lavagnetta. Tanta tensione qui al forum di Assago. Vediamo l'inquadratura dell'allenatore biancorosso, vediamo poi come si dipanerà l'ultima azione. Roberto, l'importante è non avere fretta, non è che c'è bisogno di impattare subito, intanto fare un canestro. Decisamente d'accordo con te Sandro, però poi è chiaro che bisogna anche vedere quale sarà l'opzione migliore nel prossimo possesso d'attacco di Milano. A tre quarti campo la rimessa per Alessandro Gentile, 56 secondi di 3 per il banco di Sardegna. Si riprende con il capitano a incaricarsi della rimessa. Sassari ha ripreso quei 3 punti di vantaggio che aveva firmato proprio con la tripla di Logan, che praticamente è l'unico che ha segnato nel supplementare. Gentile contro Dyson, si alza da 3 punti, è lunga, il tocco di Samuels, la palla è di Sassari, Cerella entra per Ragland, adesso è purissima Roberto. Eh sì, perché Gentile va a fare quello che avevamo sconsigliato, diciamo così, ossia un tiro affrettato, voleva provare a caricarsi sulla squadra, la squadra, scusatemi, sulle spalle il capitano di Milano, poi qui l'ultimo tocco è di Samardo Samuels, come ci mostra il replay. Melli in campo per Samuels, perché Sacchetti sdogana ancora di più lo small ball. Brian Sacchetti da pivot, Logan, Sosa, Sanders e Dyson in campo. Eh sì, ormai si gioca praticamente con 5 piccoli, nemmeno se Sassari dovesse recuperare con un tiro da 3, quando in realtà grazie al precedentemente quadrato Logan è in vantaggio di 3 lunghezze della formazione di Meo Sacchetti. 46 secondi al termine.
Logan, Milano deve difendere. Logan, pericolo numero uno per la formazione sarda. Esce dai blocchi Dyson, Cecerella su di lui, è basso, Dyson lo vuole attaccare, va fino in fondo, la stoppata di David Boss. 5, anzi 6 secondi per Sassari per andare al tiro, bisogna ancora difendere, poi 27-99, rientra Laval per provare anche a prendere un rimbalzo offensivo, Melli si deve accoppiare su di lui. Sanders va via dalla rimessa, Chiari la lascia qua, Sacchetti se rincarica, Logan contro Cerella, 4 secondi, si alza da 3 punti, allo scadere il rimbalzo di Sassari, il fallo però è di Sacchetti, fischiato qualche secondo dopo su David Moss, ma c'era. Colpevolmente dopo però su questo fallo gli arbitri vanno a fischiare, chiaro che anche loro magari sentiranno la tensione di un fischio di cotanta importanza, secondo me l'arbitro più colato voleva lasciar correre, diciamo così, poi quando si è accorto che lasciando correre la palla sarebbe finita alla Dinamo, ha fischiato con qualche secondo di ritardo la penalità. Primo libero a segno per David Moss, 21 secondi e 30. Secondo tiro libero, Milano a meno 2. Secondo tiro libero per lui, 1 su 2, meno 1. Hanno usato il time out, Sassari non lo vuole ancora usare. Rientra Samuels, probabilmente per marcare Laval, ma Sassari reinserisce Sosa. Sacchetti, Samuel si accoppia con Sacchetti, vediamo quale sarà la soluzione, ovviamente Samuel difficilmente potrà tenere in uno contro uno questa situazione, Milano fa subito fallo su Jerome Dyson che però è buon tiratore di liberi. E ora si va davvero alla girandola dei tiri liberi, alla lotteria più che alla girandola dei tiri liberi, arriva il fallo numero 4 di Bruno Cerella, rientra in campo Joe Ragland, ora Dyson in lunetta per ridare il possesso tiro di vantaggio alla Dinamo. 81-82, 19 secondi 86 al termine. Jerome Dyson con due tiri liberi. L'anno scorso capocannoniere del campionato con la maglia della Enel Brindisi, a segno senza problemi il suo primo tiro libero. In precedenza ne aveva sbagliato uno, ma anche se secondo me non volontariamente, ma questo aveva favorito la formazione sarda. Adesso non li sbaglia, Milano torna a meno 3, non ha time out da usare e dunque bisogna correre con Hackett, vuole provare ad attaccare Jerome Dyson, deve andare fino in fondo di palleggio, 10 secondi, Capitan Gentile, step back da 3 punti contro Sanders, fuori misura, il pallone di Sassari, fallo su Sacchetti che va a lunetta, 7 secondi, la può chiudere purtroppo. Gentile sbaglia il tiro più importante della stagione di Milano, ora come diceva Sandro Sacchetti può chiudere e dare il viaggio alle finali per la prima volta nella storia alla Dinamo. Gentile si è preso questa responsabilità del tiro del pareggio, non è entrato e adesso Sacchetti 7 secondi può far volare la Dinamo, segna il primo, è più 4 per il banco di Sardegna. 7 secondi e 7 centesimi. Secondo libero ovviamente a segno perché adesso Sassari ci crede con Dyson, ruba questa palla. L'abbraccio di Neo e Brian, finisce la stagione dell'Emporio Armani Milano che perde gara 7 in casa 86-81 dopo un tempo supplementare. Olimpia purtroppo non potrà difendere lo scudetto, è la prima finale della storia del banco di Sardegna Sassari, non sono bastati 25 punti di Samardo Samuel, 6-16 di Ragland, Dyson con 21 punti, ma l'eroe era Kim Sanders con il canestro allo scadere che ha dato il supplementare alla formazione sarda. Purtroppo l'Olimpia perde, finisce la nostra stagione. Roberto, noi possiamo che ringraziare tutti i tecnici che ci hanno dato una mano lungo questa stagione e dare l'appuntamento alla stagione prossima. Eh sì, è davvero conclusa la stagione di Milano, sconfitta in gara 7, dunque l'Emporio Armani non riesce a ribaltare quello che era il 3-1 di vantaggio per la Dinamo, se ne va con gli applausi patron Giorgio Armani, anche se però chiaramente non può essere